L'Italia non ha fallito l'appuntamento e tra le corsie dell'Aquatic Complex di Otopeni si è impossessata del metallo più prezioso. Bilancio provvisorio che parla di un oro con la 4x50 mista maschile, 4 argenti e un bronzo. Ora la terza giornata di finali e semifinali, forse quella della verità per dare la dimensione corretta di quanto vale il gruppo azzurro in questo momento, in questo contesto Bucarest, Romania. Siamo pronti, si va. Benvenuti, buon divertimento. Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, buonasera a tutti. In zona mista ci sarà Elisabetta Caporale con il nostro montatore, operatore multifunzione Stelvio Saltamerenda, coordinamento giornalistico affidato ad Alessandro Gargiulo, regia Italia con Fabio Calabro, e siamo pronti per vivere un'altra giornata in cui l'Italia potrà essere protagonista e parecchio. Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso, Zazzi Remiressi in quella dei 50 stile libero, Polieri nei 200 delfino, passando per le semifinali con Cecon, Razzetti nei 200 misti, poi 100 stile libero, Sofia Morini, Chiara Tarantino, i 100 dorso con Lorenzo Mora. Torneremo a parlare di finali e quindi chi lo sa se di medaglie con Costanza Cocconcelli nei 100 misti. Unico passaggio a vuoto, cioè senza presenze italiane, 1500 stile libero al maschile, e poi ancora semi dei 200 rana con Martina Carraro, Francesca Fangio, Cristian Ferraro ed Alberto Razzetti in quelle dei 200 delfino. Cocconcelli che ritroveremo nelle semi dei 50 dorso, Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi nella tiratissima finale dei 100 rana per arrivare al momento forse clou. Staffetta 4x50 mista azzurra femminile in corsia numero 4, miglior tempo d'ingresso in finale. Come ieri, una spedizione in crescendo verso la fine con la staffetta mista come grande possibilità delle ragazze di arrivare allo stesso risultato conseguito ieri dai maschi. Una giornata al tempo stesso estremamente delicata perché abbiamo diverse possibilità di medaglia, però tutte su un filo, tutte estremamente difficili, a cominciare dalle prime due gare, Panzera sui 200 dorso e Zatteri sui 50 stile libero. È veramente complicato riuscire a mettere nelle previsioni due medaglie per gli azzurri a dispetto del valore del singolo, visto lo stato di forma, visto ovviamente gli avversari. Un crescendo, dicevo, perché prima della staffetta mista avremo anche il 100 rana maschile, dove le aspettative sono sempre altissime. Un'Italia che si ricordava in apertura ha messo insieme 6 medaglie, un oro, 4 argenti, un bronzo. Le prove di squadra sono andate molto bene, 2 argenti con le staffette veloci alla maschile e al femminile. La mista maschile ha conquistato addirittura la medaglia d'oro, quella femminile chi lo sa di certo in corsa per il podio. Le nostre ragazze ci sono, vedremo come andrà. Un'Italia che in un contesto come quello di un campionato europeo di corta, e non solo, è anche in contesti ben più grandi, ma qui specialmente, si dimostra sempre protagonista. Bisogna capire, anche a questo accennavamo, qual è la misura corretta. Difficile, difficilissimo, quasi impossibile, perché sono congiunture e momenti storici differenti, fare come a Kazan 2 anni fa quando la nostra nazionale portò a casa 35 medaglie, l'edizione più vincente di un europeo di corta per il gruppo del direttore tecnico in questo momento storico Cesare Butini. Ma anche in generale non era mai accaduto che tornassimo a casa con un medagliere così ricco. Questo Otopeni 2023 che cosa ci regalerà? Siamo in quella giornata che potrebbe essere anche un po' spartiacque. Se tutto funziona per il verso giusto potremo stare a parlare di una grandissima Italia. Per il momento sempre grande è, manca il superlativo che potremmo aggiungere magari in chiusura oggi. Eccoci qua, camera di chiamata, ci sono i ragazzi della finale dei 50 stile libero, Miressi che se la passeggia un po', Zazzeri sistema il giaccone, Manadu sta lì seduto e si riposa. Perché? Perché le ragazze dei 200 dorso invece sono già state chiamate fuori. Sono già nel corridoio d'ingresso, nel tubo che porta verso la presentazione. Questo momento in assoluto più delicato, Benjamin Proud e poi l'atleta che gareggerà in corsia 6, Barras, inquadrato un attimo prima. Atlete un attimo prima della presentazione, tensione ancora altissima, tutti riuniti, poi più facile invece gestire quello che è la sensazione emotiva una volta fatta la presentazione, una volta fuori da questo luogo. Gran Bretagna, Francia, Svezia che ci sono davanti nel medagliere, come la grafica poco fa ci ha ricordato. Italia in quarta posizione, un oro, quindi un metallo più prezioso in meno rispetto alle prime tre nazionali menzionate, 4 medaglie d'argento.
si può provare a spostare un po' più in alto l'asticella senza dubbio. E adesso si sta per esaurire anche il conto alla rovescia, arrivano le grafiche, arriva quella che ci ricorda i 200 dorso alla femminile, prima finale di oggi 1.58.94 il record del mondo di Kylie McEwan, 1.59.23 il record europeo di Katinka Ossu, e poi presentazione per corsie alternate come oramai da quasi una quindicina d'anni grandi manifestazioni internazionali vogliono. Prima la corsia numero 8, che è quella più in basso rispetto al vostro punto di osservazione, poi la 1 e via via a stringere verso il centro della vasca. Effetti sparati a tutta in questa terza giornata di finali e semi all'Aquatic Complex di Otopeni, un impianto all'interno del quale è atteso il tutto esaurito da domani fino a domenica, ultime tre giornate super. Camilla Rebello, la portoghese classe 2003, arriva e si accomoda immediatamente in corsia numero 8, poi la francese Emma Thérébaut, che avrà un tragitto più lungo per arrivare in corsia numero 1, e poi piano piano entriamo nel vivo delle ragazze che potrebbero pensare di andare a giocarsi sul serio e pesantemente una medaglia. Margherita Panziera, chissà se potrà essere tra queste, vice campionessa d'Europa in carica, quinta alla mondiale in corta del 2022, campionessa d'Europa a Glasgow in vasca da 25 nel 2019, una Margherita Panziera che ha avuto qualche problema in fase di avvicinamento. Vedremo come si metterà la situazione al cospetto per esempio di Kira Toussaint, che entra in corsia numero 2, la campionessa d'Europa in carica, pacchetto gare che ha deciso di scegliere con attenzione. Gabriella Georgieva, corsia numero 6 per la bulgara, competitiva, molto competitiva, l'ha dimostrato, un po' disattenta, caccia ancora però del primo podio importante in carriera. Katie Shanahan, argento a Roma, europeo di lunga nei 200 dorso, proprio in questa distanza ci prova anche in corta per il gioco delle medaglie, sarà in corsia numero 3 e poi a stringere verso il centro della vasca. Pauline Mailleux, Francia, sempre all'europeo al foro italico, argento in staffetta, le manca l'acuto in gara individuale, ci prova adesso. Maddie Harris, qui bronzo con la 4x56 libero britannica, argento a Roma in lunga al campionato europeo, ma nei 100 il 200, vediamo come riuscirà ad esplorarlo tra batterie e semifinali. Benissimo, perché si è conquistata la corsia numero 4. Dall'alto al basso della vasca, Thérébaut, Toussaint, Shanahan, Harris, Mailleux, Georgieva, Panziera e Rebello. 8 atlete alla ricerca della rivoluzione, 6 perlomeno di loro e 2 che invece cercano di conservare quello che hanno costruito negli anni passati, Panziera e Toussaint, per confermarsi al vertice d'Europa a fronte di un'onda più o meno giovane, ma comunque vogliosa di cambiare le gerarchie oramai abbastanza fossilizzate, soprattutto nel caso della Panziera, sui 200 dorso all'interno del vecchio continente. Vengono chiamate in acqua in questo momento, la prima ad entrare con un bel salto, Margherita Panziera, finale europea dei 200 dorso. Aggancio al device. Molto bassa di linea allo start, come sua caratteristica vuole Margherita Panziera. La migliore Panziera, prima parte di gara per scaldare il motore, seconda parte in progressione. La Panziera di oggi però è una Panziera inesplorata per via, ripetiamo, dei problemi che ha accusato alla vigilia di questo campionato europeo. Primo 25 è andato con Emma Thérébaut, che è transitata davanti a tutte, poi al centro della vasca comincia a salire l'azione della britannica Maddie Harris, 50 in 28.74, Margherita Panziera è indietro per ora, quasi un secondo di distacco per l'azzurra. Maddie Harris molto bene, dicevamo nei giorni passati come fosse nell'esplorazione assoluta dei 200 dorso, che non aveva mai nuotato, però direi che fino a questo momento si sia comportata molto molto bene. All'attacco anche Pauline Mailleux, bene la francese in ingresso di virata, bene come nuotata. Panziera invece che slitta un po' nella prima parte, deve trovare però maggiore equilibrio tra il primo e il secondo 100, secondo 100 dove ha sempre fatto la differenza in passato, che qua non le sta entrando molto bene. Si era portata un filo davanti Pauline Mailleux, poi ha perso la traiettoria, è andata storta verso il galleggiante che separa le corsie, allora Maddie Harris ha potuto rimettersi davanti. Harris che ora guadagna quasi mezzo secondo nei confronti
confronti della connazionale Shannon, che ha cambiato marcia mentre Pauline Maillet è scivolata in terza posizione, Margherita Panziari in ottava posizione a 1,81, distacco enorme per l'azzurra per provare ad entrare nel gioco delle medaglie, mentre cerca di scappar via invece Maddie Harris ai 150 metri, 1,30,74 per la britannica, un secondo su Pauline Maillet che ha uno sussulto e prova a rimettersi in seconda posizione. Adesso ci prova con tutte le proprie forze Margherita Panziera, cerca l'accelerazione, la terza posizione non è lontanissima ma molto molto difficile da raggiungere, mentre per quello che riguarda la medaglia d'oro il gradino più alto del podio è Maddie Harris, che va a portare il metallo più prezioso alla Gran Bretagna, e potrebbe essere doppietta, sì, perché arriva anche Katie Shannon, terzo gradino del podio e bronzo per Pauline Maillet. Margherita Panziera con una bella rimonta nelle retrovie è quarta, 2:04:35, ma non è sufficiente per portare a casa il podio. Ha raddrizzato molto bene la gara la Panziera negli ultimi 50 metri, l'ha raddrizzata perlomeno dal punto di vista delle posizioni, senza riuscire però a fare il miracolo. Situazione che si era quanto mai ingarbugliata intorno ai 150, c'erano tante atlete più o meno sulla stessa linea, linea che però per il podio era spostata decisamente più avanti. Lei ha schiacciato bene negli ultimi 50 metri, però era evidente che la condizione di forma in questo campionato europeo non fosse delle migliori, e oggi purtroppo lo ha dimostrato con una gara abbastanza accorta in cui ha cercato di mettere maggiore equilibrio, ma non aveva le forze per poter veramente essere protagonista. Ci ha provato come ha potuto Margherita Panziera, e come ricordavi giustamente tu, a mio avviso molto brava a recuperare, a rimettere in sesto una situazione quantomeno dal punto di vista delle posizioni, un quarto posto che non so quanto possa valere, adesso ce lo dirà lei in zona mista da Elisabetta Caporale. Ci siamo, vai! Margherita Panziera, ci hai provato probabilmente con tutte le tue energie, sicuramente quelle mentali, visto che sei arrivata qui con qualche problemino, con problemi fisici avuti prima di arrivare qui. Sì, diciamo che rispetto a ieri volevo fare un altro tipo di gara e grazie. Diciamo che il risultato è stato più o meno lo stesso, sicuramente il Covid che ho avuto mi ha dato una bella botta per quanto riguarda l'allenamento, però a livello anche di energie mentali, comunque in generale, mi sento meglio rispetto a quest'estate e quindi devo partire da qua per costruire la stagione in lunga, che sicuramente è più nelle mie corde, quindi peccato perché, vabbè, una medaglietta magari ci speravo, ci stava, però probabilmente ho fatto la prima parte troppo lenta, non spingendo abbastanza, però insomma bisogna lavorare, costruire, e insomma voglio ritornare a fare bene come prima. Noi ti auguriamo il meglio, grazie. Grazie, ciao. Grazie Elisabetta, sono già entrati Bukov nella parte bassa e Miressi parte alta con il primatista d'Europa Florent Manodou, il pericolosissimo Maxim Brusset verso il centro della vasca si stringe per la presentazione di questa finale dei 50 stile libero al maschile. Tocca a Zazzeri, vice campione d'Europa in carica, personale da 20,84 proprio a Kazan, qui oro con la 4x50 mista maschile in corsia numero 6, Barras in corsia numero 4, l'indiziato numero 1 per la vittoria Benjamin Proud, vice campione del mondo in carica, anche a dispetto di quella Sebastian Szabo, che è già entrato in corsia numero 3 e che è il campione d'Europa in carica. Dall'alto al basso dunque, rispetto al vostro punto di osservazione, rimettiamo immediatamente ordine tra le corsie: Manodou, Grousset, Szabo, Proud, Zazzeri, Barras, Miressi e Bukov. Una Kazan particolarmente felice per Szabo in quell'occasione, vincitore del fino a stile libero, dove toccava acqua, toccava oro, una sorta di remida, l'impressione che abbia però giocato tutti i suoi jolly in quella rassegna. Rimane comunque un avversario serissimo per la medaglia, uno dei pochi a girare a metà vasca al di sotto dei 10 secondi,
e quindi a mettere pressione a chi gli sta vicino. Però ovvio, Benjamin Proud fino adesso una dimostrazione di superiorità a ogni volta che è sceso in acqua, a cominciare dalla staffetta lanciata da vero capitano per la Gran Bretagna. È andato a toccare l'acqua, a prendere confidenza Lorenzo Zazzeri, che sarà in corsia numero 5. In corsia numero 7, parte bassa della vasca, invece Alessandro Miressi. Per lui il 50 è discorso differente, la sua gara, la sua distanza sono i 100. Vediamo tra poco come va. Ultimo come sempre ad agganciare il blocchetto Benjamin Proud, e poi la bella reattività però anche da parte di Lorenzo Zazzeri. Proud che si va a mettere davanti velocissimo il britannico ai 25 metri con Zazzeri in terza posizione, Miressi in quinta. È un Proud stellare quello che va a vincere la medaglia d'oro. Per quello che riguarda l'argento invece lo sfiora Zazzeri e poi nella bagarre se lo porta a casa Florent Manaudou, ex aequo con Sebastian Szabo. Incredibile, Miressi quarto davanti a Zazzeri, record europeo 20 e 18, migliora se stesso, migliora, pardon, il tempo di Florent Manaudou. Benjamin Proud in questo momento concitato per mettere ordine tra le corsie, migliora Florent Manaudou, 20 e 26 del francese, spazzato via da questo 20 e 18 di Benjamin Proud a 2 centesimi dal record del mondo di Caleb Dressel. Per quello che riguarda l'Italia invece, quarto Miressi, quinto Zazzeri, 20 e 9. Alessandro Miressi scende per la prima volta in carriera sotto il muro dei 21 secondi e fa il suo personale. Per quello che riguarda i due azzurri, quindi Zazzeri compreso, dimmi tu. Beh, una gara che Miressi ha nuotato in maniera, a mio avviso, straordinaria, con un passaggio molto molto veloce per un atleta di alto più di 2 metri. È scappato via nei primi 25 su un passaggio a 10.05 molto molto bene, e poi pochi centesimi lì, gli specialisti, chi è abituato a martellare nell'acqua in una gara spaventosa dal punto di vista tecnico. Il podio a 20.74 è un podio altissimo per un campionato europeo, senza stare a scomodare quello che ha fatto Benjamin Proud, che è da pelle d'oca, una prestazione maiuscola per il britannico a soli 2 centesimi da Caleb Dressel, un 50 magistrale il suo. E Zazzeri oggi secondo me non così bene come ieri, come atteggiamento in generale, come attitudine al momento della medaglia, oggi non è stato il vero protagonista. Avrebbe comunque dovuto migliorare se stesso di un decimo per salire sul podio, che non è poco in un 50. 20.84 il personale di Zazzeri, 20.74 il tempo messo giù da Manaudou e Szabo per il secondo posto ex aequo, per il secondo gradino del podio. Un Miressi, se la vogliamo mettere da questo punto di vista, che fa venire l'acquolina in bocca per il 100 stile libero. Elisabetta Caporale, vai. Alessandro Miressi, ti sei migliorato, però vederti così vicino, è chiaro, è stata una gara velocissima, sarebbe stato bello vederti un po' più avanti. Ma io sono contento, alla fine ho fatto il mio migliore, sono uscito sotto il 21, quindi sono contento. Quarto, va bene, gli altri ovviamente sono specialisti, ci sta che mi abbiano battuto, perché magari se fanno una doppia distanza li batto io. Ma speriamo. Lorenzo Zazzeri invece per nulla soddisfatto, ti vediamo dall'espressione, ma non sei quello che abbiamo visto ieri. Sì, vabbè, allora un sotto 21 non si butta mai via. È stata una gara difficile perché nuotare accanto a un 20 e 18 si sente, ho sentito un'onda di ritorno all'uscita di virata e poi sono arrivato anche un pochino lungo al tocco. Quindi sicuramente sono dettagli che si pagano, però insomma è stata una gara bella, dai. Resettiamo tutto, a presto. Ciao. Queste le parole dei nostri ragazzi, dice Lorenzo Zazzeri, nuotare accanto a un 20 e 18 si sente come l'onda d'urto di Benjamin Proud. Alessia Polieri che sul podio all'europeo c'è, salita 3 volte in questa gara, argento a Eindhoven nel 2010, bronzo a Chartres nel 2012 e a Netanya
nel 2015, un personale da 2.04.37 Grisali proprio a quel 2015. Per lei sarà in corsia numero 7 in questa finale. Katia Fine è già entrata in corsia numero 8, parte alta della vasca con Kaita Amina, Elena Bach, vice campionessa d'Europa in carica, Lana Pudar, campionessa d'Europa invece, che sta per entrare ora a Roma subito dopo Laura Latinen, per lei apparizione più importante tra stile libero del fino al mondiale di Guangzhou nel 2019, vasca da 50 ma senza portare a casa risultati particolarmente importanti. In corsia numero 5, eccoci qua, presente in nazionale britannica a Fukuoka la scorsa estate, Emily Large, ma anche in questo caso fuori da radar del podio. E per quello che riguarda i podi, solo giovanili per Angelina Koller, che cerca l'affermazione tra le big. Dall'alto al basso, Amina, Bach, Pudar, Koller, Large, Latinen, Polieri, Fine. Siamo già alla finale dei 200 delfino femminili. Koller per una partenza veloce, le altre per cercare di rientrare il più possibile. C'è una forte differenza di base come velocità tra la tedesca e il resto del gruppo, anche se la stessa campionessa europea in vasca lunga, Lana Pudar, può vantare un ottimo 100 qua, non ancora fatto capire in che condizione si è arrivata. Terapolieri devi andare a pescare lontano per trovare i suoi successi, tu li hai menzionati, uno addirittura nel 2012, sono tanti 11 anni nel nuoto a questo livello, e la sua ricerca è quella di trovare una prestazione simile al suo personale. Blocchetto di partenza sempre in piedi, Alessia Polieri, seconda corsia dal basso, adesso giù in acqua per questa finale europea in vasca da 25 dei 200 delfino femminili subacquea, con la quale cerca di aiutarsi il più possibile. Alessia Polieri si mette in una posizione non male nella prima andata. Polieri terza, 49 centesimi da quell'Angelina Koller che, come ricordavi tu, parte via a tutta. Beh, Koller molto molto forte, la cosa singolare è quanto ha mostrato in semifinale, sembra che si debba arrendere già a metà vasca, a metà prova, ai 100 metri, quando la sua azione diventa meno morbida, più legnosa, più rigida, e invece resiste con grande caparbia. Di fianco lei, beh, finalmente una Pudar che getta via la maschera e fa vedere di essere l'atleta più interessante in assoluto nel vecchio continente nei 200 delfino, e va alla sua caccia immediatamente. Polieri ancora sulla linea della medaglia di bronzo, sono più o meno in quattro in questa linea a giocarsi al momento il bronzo, però sta scivolando indietro. 57,98 il passaggio a metà gara di Angelina Koller, Lana Pudar a 46 centesimi, adesso la Pudar un pochino più in difficoltà, era molto più in prossimità della Koller qualche bracciata fa, una Koller che cerca di insistere in questa sua azione martellante, mentre Alessia Polieri è scivolata in sesta posizione ai 125 metri verso il passaggio dei 150, sempre con la Koller davanti, poi Pudar e Bach, che ora cerca di risalire la danese in corsia numero 2, si è portata a 67 centesimi dalla Koller, recuperando parecchio, una Koller che va un po' in crisi, una Pudar che cerca di approfittarne, anche la stessa Bach fa altrettanto. Large Latinen più indietro, ancora più indietro purtroppo per l'Italia, Alessia Polieri che continua a stazionare intorno alla sesta posizione, e siamo nell'ultima vasca con Koller alla ricerca disperata della tenuta necessaria, sembra averne, se non altro dopo una subacquea con la quale ha rimesso a posto le cose la progressione di Jelena Bach, che cerca il blitz nel finale troppo tardi. Koller oro, Bach argento, Pudar bronzo, poi a seguire Latinen, Large e via via fino ad arrivare anche ad Alessia Polieri, settima a 2.08.91. Beh, complessivamente devo dire una prova non eccezionale quella della Koller, però baciata dall'oro, e notevole per il tipo di sforzo, passaggio a 57,98, credo che sia più importante del 2-3 finale, no? La costruzione di come ha portato le altre atlete sul suo campo di gara, di come ha spostato l'asse di interesse, venitemi a prendere, portandola a gareggiare in un campo veloce che si adatta meno alle fondiste rispetto a lei che è più veloce, e questo le ha permesso con 2.3.30 di portare a casa il titolo. Molto brava da un punto di vista tattico, per la Polieri, beh, alla fine grande fatica, devo dire un crollo nettissimo, si è visto in maniera evidente intorno ai 150 metri, ultime due vasche per lei assolutamente
dure, difficili, complicate, in cui ha perso completamente contatto con il gruppo al quale era rimasta sostanzialmente vicina. Nonostante la controprestazione, anche il tempo nuotato in semifinale da Alessia Poglieri non sarebbe bastato per salire sul podio, neanche sul terzo gradino, quello occupato a 2.04.55 dall'Anna Pudar, che migliora se stessa con il record europeo giovanile. La Pudar classe 2006, lo ricordiamo, a gennaio farà 18 anni. Adesso un filo di respiro nel gioco delle medaglie, anche se continua ad esserci l'Italia qui, un'Italia sempre tutta da raccontare, in particolare adesso con Thomas Ceccon, poi con Alberto Razzetti. Alessia Poglieri attardata nel suo cammino verso la zona mista con gli atleti che stanno già entrando. Allora ci avvantaggiamo dall'alto al basso della vasca, come li troverete dal vostro punto di vista: Mladenovic, Nagy, Naumienko, Litchfield, Rapsis, Papastamos, Ceccon e Nikuzan. Quel Ceccon che in batteria volontariamente ha nuotato pianissimo. Le indicazioni di Elisabetta Caporale per Alessia Poglieri, zona mista. Alessia Poglieri, poco dopo metà gara non ne avevi più. No, ero un pelo stanca oggi, devo essere sincera. Ho provato a dare tutto quello che avevo, cercavo di gestire un po' meglio rispetto a ieri per non crollare alla fine, però comunque ho visto che dopo sono partite, io ero veramente cotta. Però sono contenta, comunque un'ennesima finale europea e dopo un ciclo veramente tosto, impegnativo, e comunque ovviamente un pelo delusa dal tempo, ma comunque sono soddisfatta. Grazie. Ciao. Queste le parole di Alessia Poglieri, voltiamo pagina. Che Ceccon ti aspetti ora? Mi auguro diverso da quello del mattino, perché è stato una sofferenza vederlo. Quando entra con questa leggerezza, non aveva necessità di spingere, intendiamoci, però una leggerezza assoluta. Ha nuotato una vasca in mattinata su 8, la prima, e poi dopo si è accontentato di transitare, traghettarsi fino alla fine del 200 misto. Come si traghetterà adesso lo scopriremo. Giù dal blocchetto, corsia numero 7, seconda dal basso per Thomas Ceccon, a spingere la subacquea, sempre di classe, sempre di talento. Vasca di andata ai 25, arriva preciso Thomas Ceccon davanti a tutti, seconda posizione, 7 centesimi dietro per Danas Rapsis. Si torna dalla parte opposta a un Ceccon che in questa prima parte spinge un po' di più, vedremo quali saranno le scelte dell'azzurro a seguire. Intanto fa 24.01.50. Questa grande facilità a sviluppare velocità nel delfino, che si è tradotto nel record, nel vittoria ai campionati del mondo nei 50, poi gli abbina ovviamente un dorso di qualità sopraffina. Attenzione, per chi non lo sapesse, anche Arana Ceccon è un atleta sensazionale, l'ha dimostrato 3 settimane fa, ha nuotato 57.3, sarebbe stato in finale oggi nella finale dei 100 Rana a un campionato europeo in questa frazione. 51.98 intanto il tempo al passaggio, sullo stile libero non ci sono alcuni problemi, un Ceccon che fino adesso è meraviglioso. Un Ceccon che comunque nel dorso non si è spremuto del tutto, tanto che Litchfield è riuscito a recuperare qualcosa rispetto a quanto avesse perso nel delfino. Ceccon sempre davanti con Litchfield a 33 centesimi, Rana in cui Ceccon mantiene la prima posizione, poi Litchfield a seguire, Rapsis, il lituano che gareggia in corsia numero 5, via Thomas con lo stile libero, passaggio a 150 da 1.25.61, 7 decimi su Litchfield, 1 secondo e 23 su Danas Rapsis. Questo è un Ceccon che però ora nuota in souplesse, gli altri sprintano a tutta lui senza mettere la gambata, si accontenta di guardarli. Adesso sì, nell'ultima vasca inserimento della gambata da parte di Thomas Ceccon, che arriverà in seconda, terza posizione vince Rapsis, poi Litchfield, poi Ceccon, 1.54.31 terzo. E so che adesso ti arrabbi, perché uno può staccare la spina, ma al momento opportuno, e lui la stacca sempre presto. Il primo 25 a stile libero, nuotato in totale assenza di gambe. E è vero, terzo, 1.54, centrale alla finale. Questo europeo però ci ha
insegnato come tante volte la seconda semifinale, per una serie di casualità, di situazioni, sia molto più pesante della prima, e quindi metti in cassaforte il risultato, arriva nei primi due, tanto eri avanti due metri, cosa ti costa in più? E poi stai a guardare nella massima serenità. Forse gli piace scherzare col fuoco, rimanere un po' sulla graticola, rimanere un po' sospeso. Dici che si nutre di questo? Ah, può essere. Io intanto ti dico che non è stata ordinata la classifica, non c'è ufficialità, quindi potrebbe anche esserci un po' di lavoro per il VAR. Eccolo lì, vai. Comunque benissimo, 51-98, passaggio molto facile, già Arana ha rallentato, quindi già Arana è entrato in controllo assoluto della situazione, è un check-on che nei 200 misti in vasca corta ha notato 1-51-90 a Genova in grande facilità, cioè un check-on che può tranquillamente andare all'attacco del muro dell'1-50. Hai notato qualcosa di irregolare tra le corsie? Francamente no, ero concentrato principalmente su check-on senza stare a guardare però i dettagli piccoli particolari. Ma io qualche spruzzo strano in una virata in particolare l'ho visto, ma non ti dico in quale corsia. Non vale allora. No, non lo voglio dire. Nella nostra corsia quindi. Non lo voglio dire. Rapsis in corsia numero 5, 1.53 e 53 sarebbe condizionale, il miglior tempo d'ingresso in questo momento nella finale. Le prime due posizioni, lo ricordiamo dal regolamento, sono quelle certe della qualificazione. Dalla terza è infatti, vedi, squalificato Thomas Ceccon. Dove hai visto il... Dorso. Dorso? Mi sembra di ricordare dorso, però avevo visto quella gambata scomposta. Proprio questo, l'ultima verso i 25. Questo è scioccante perché ha rinunciato ai 100 dorso per non fare 200 questo, misti. Almeno questo è quello che ho visto io, poi magari posso aver avuto un abbaglio, però te l'ho detto prima che arrivasse il VAR. Perché ci toglie una grandissima possibilità. Andiamo subito in zona mista. Thomas Ceccon, che dispiacere. Sì, non capisco per cosa, ho fatto anche attenzione a fare tutto perché so che ci sono le telecamere subacquee, i giudici eccetera eccetera, quindi non so veramente, sono un po' spiazzato, mi spiace perché è una gara che ci tenevo a farla forte, so che posso valere un buon tempo, ahimè adesso vedremo cosa succede, non so, proveremo a fare qualcosa ma non lo so, sono un po' così perché veramente ho cercato di fare tutto il possibile per stare nei limiti. Poi magari in finale uno può anche rischiare a fare qualcosina, però non lo so. Mi piace molto. Il dispiacere per Thomas Ceccon, comprensibile. Adesso andremo a indagare ulteriormente, ad avere certezza di quelle che sono state le sensazioni, ma in giravolta... gambata strana nel dorso, questo è quello che ci è sembrato di cogliere. Aspettiamo comunque la comunicazione ufficiale, però mi spiace ammetterlo Tommaso, ma avevi avuto un buon occhio. Perché ti spiace ammetterlo per Thomas Ceccon? Certo, ovviamente. Come nell'insieme. No, pensavo ti riferissi a me, non per autoreferenzialità sistematica, però conoscendoci come ci stuzzichiamo, pensavo che... Però sì, uno dei grandi protagonisti qua della rassegna, il nostro uomo migliore, alla ricerca di una gara super potente contro avversari peraltro di grandissimo livello, i Razzetti dei campionati italiani settimana scorsa, tutt'altro che trascurabile. Duncan Scott questa mattina 1.52.90 per il vice campione olimpico dei 200 misti, atleta fantastico. Scontro interno in Gran Bretagna che ha tenuto fuori anche Tom Dean, il campione olimpico dei 200 stili libero, ottimo mistista, da questa sfida. Sì,
Si va giù dal blocchetto di partenza con l'amarezza per la squalifica di Thomas Ceccone nella semi numero 1. Speriamo che Razzetti riesca a vendicare tutto questo. Lì di fianco in corsia numero 5 il campione d'Europa in carica, una medaglia d'oro a Kazan, Andreas Vasaios, ma dall'alto al basso in ordine Jansen, Hollo, Brancar, Scott, Vasaios, Razzetti, Badea e Gartman. Il razzo, vediamo come vira, 11 centesimi da Duncan Scott. 24-18, tempo molto molto buono, sono tempi di passaggio che notati anche prima da Ceccone, quindi la qualità estrema dei ragazzi in acqua, sono tempi anche simili a quelli del record del mondo di Ryan Lochte, 23-71 era passato il genietto del nuoto statunitense in occasione del primato. Prima Duncan Scott anche con il dorso e poi quell'Alberto Razzetti che ha dimostrato che a pancia in su ha trovato un buon equilibrio negli ultimi mesi rispetto a come non nuotasse questo stile nei suoi misti del passato. Con la rana all'attacco il razzo cerca di rimanere più vicino possibile a Duncan Scott, sempre davanti il britannico. Il razzo passa 52 centesimi, poi terza posizione per Vasaios, un secondo e mezzo nei confronti di un Duncan Scott che continua a dettare il ritmo, continua ad andare forte, un po' lungo al tocco del cambio rana stile libero, si va via con l'ultima parte di gara. Razzetti assolutamente in linea perfetta per la qualificazione, una seconda posizione che si è confermata, ma forse prova ad andare all'attacco della prima, no, non sembra, gestisce, bisogna tenere a bada comunque Vasaio su un secondo posto che, lo ribadiamo, lo porterebbe dritto dritto in finale. Il razzo, respirazione a destra in questo senso di vasca, vede il recupero da parte di Vasaios, può comunque gestire, leggermente lungo, non c'è problema, 1.53 e 31, e per Razzetti la finale di domani pomeriggio c'è. 1.51 e 90 per Duncan Scott, che ha spremuto fino alla fine con una gara estremamente equilibrata, però direi che siamo molto vicini alle sue massime possibilità, non che sia modesto il tempo, è un tempone quello notato dal britannico. Per Razzetti invece netto rallentamento dopo una solida prestazione per 150 metri, Razzetti avrà i 200 delfino e una difficoltà estrema quella di nuotare 2 da 200 mattina, pomeriggio, è la gara che forse lascia maggiori scorie nel corpo in un'andata e ritorno così come deve fare lui oggi pomeriggio, oltretutto con la difficoltà aggiunta di avere il delfino come seconda prova. Non semplice questo pomeriggio per il Ligure. Vediamo il riepilogo dei qualificati non appena comparirà in grafica. C'è sempre Italia in agguato, se così si può dire, nel senso che finite le avventure negativa per Ceccone, positiva per Razzetti, arrivano già quelle di Chiara Tarantino e Sofia Morini. Stacco sulla vasca, Scott, Razzetti, Rapsis, Vasaios, Litchfield, Brancar, Hollo e Naumienko sono gli otto che si giocheranno le medaglie, e qui fa male questa squalifica che vediamo sottolineata in rosso anche in grafica per Thomas Ceccone. Alberto Razzetti appena arrivato fresco fresco in zona mista. Sì, una battuta veloce, se oggi tante fatiche per te, ma molto molto bene. Bene, bene, buona semifinale, ho cercato di toccare i primi due, visto che Duncan era un po' avanti, però sapevo che ero secondo, quindi bastava, ho cercato di risparmiare anche qualcosa a stile libero, quindi comunque un ottimo tempo. Sto bene per la finale, ora c'è l'altra semi, quindi vediamo. Peccato, ha squalificato Thomas Ceccone. Ho sentito, non so cosa sia successo, poi si vedrà, è un peccato sicuramente. La squalifica non fa mai piacere. Quindi responsabilità ancora maggiore. Sì, almeno ci sono io, quindi vediamo domani cosa succede. Grazie. Mitico Alberto Razzetti, almeno ci sono io, vediamo cosa succede. Dai razzo, facciamo che domani vai a tutto e fa saltare il banco. Beh, insomma, la sfida questa è molto, molto interessante, perché di fronte è uno dei più forti mististi al mondo. Se vogliamo è anche un antipasto di quello che potrebbe succedere all'Olimpiade. Si iniziano a stabilire le nuove gerarchie, quelle in prossimità di Parigi 2024. Riuscire ad andare a sconfiggere Duncan Scott sarebbe una soddisfazione doppia per il presente e per il futuro. Tu pensi che non ce la fa? È difficile, ma io non lo darei così per scontato. Certo che gli do delle possibilità. E ci piace.
però mantengo un minimo di favore di pronostico per Duncan Scott per quanto fatto in passato. Quello ci sta, più che comprensibile, più che giusto, più che corretto. Completato il pacchetto con Milutinovic, Junevic, Jorunar, Dottir, Anderson, Coleman, Tarantino, Padar, Bro. È la prima semi dei 100 stile libero femminili. ...53-15 il personale di Chiara Tarantino, bisogna cercare di nuotare almeno quello per poter sognare gloria in una finale ad un campionato europeo di corta. Tarantino a 2 centesimi, terza posizione, tutte schiacciate, lei, Coleman e Anderson. Chiara Tarantino, corsia numero 6, terza dal basso, linea compattissima, dal 50 in poi, però potrebbero cambiare nettamente i valori. Qui si cambia marcia, lo fa immediatamente in corsia numero 5 Michelle Coleman, e allora sale anche l'azione di Freya Anderson con Chiara Tarantino che sta cercando di contenere i danni. È in quinta posizione, 35 centesimi di ritardo per Chiara, che adesso però prova a salire in progressione nel finale. Occhio anche a Signe Bro, la danese in corsia numero 8, si va alla tocco con Chiara Tarantino, terza, 52-96, migliore proprio personale, scende sotto la barriera dei 53 secondi, bravissima. Questa è una bella spinta, è un bel carico quello che ha piazzato la Tarantino, con una gara molto bella, sbavatura a mio avviso all'ingresso di virata dei 50 metri, come se non stesse pensando più a quello che stava facendo, bensì al già al 25 successivo a mettere maggiore pressione alla sua bracciata. Per il resto molto molto bene, bella posizione sott'acqua, ottima bracciata, ottima anche nella parte finale, soddisfatta, 52-96, un gran bel crono per lei, rompere una barriera come quella di 53 secondi è significativo. E allora Chiara Tarantino si prende la soddisfazione di scendere sotto i 53 secondi, di mettersi in linea per il passaggio in finale con un tempo molto buono, in attesa di Sofia Morini che è andata in batteria ad un centesimo dal proprio personale, 53-17 contro il 53-16 che ha stabilito a Genova un mese fa o giù di lì in occasione del Nico Sapio. Entrano le seconde semifinaliste, troveremo dall'alto al basso Berger, Gastaldellò, Morini, Hopkin, Semanova, Janickova, Ugrai e Dumont, tutto questo per avvantaggiarci per il momento in cui una Chiara Tarantino che sta andando a 0,2 chilometri orari arriverà da Elisabetta Caporale, probabilmente stanchissima e provata per la sua prestazione. È tipico degli sprinter, o vanno molto piano o vanno molto forte, le vie di mezzo non ci sono. In questo caso va pianissimo con Elisabetta Caporale che si sbraccia, adesso accelera il passo Chiara Tarantino, andiamo in zona mista. Brava Chiara, convinta, convincente e soprattutto con un tempo assolutamente splendido. Sì, sono veramente soddisfatta perché è il mio migliore, non me l'aspettavo in realtà perché non mi sentivo tanto in forma in acqua, soprattutto la prima parte, che in realtà ho gestito anche bene, super contenta. Mantieni questa energia bellissima per quello che sarà. Si spera. Grazie. Queste le parole di Chiara Tarantino, ora c'è da seguire Sofia Morini, corsia numero 3, terza dall'alto, è già in posizione di aggancio al blocchetto Sofia Morini. E giù si comincia molto reattiva in corsia numero 2, Beryl Gastaldellò, stacco a 0,59 e poi si comincia a macinare bracciate con corsia numero 4, Anna Hopkin che cerca di scappare via, Semanova 13 centesimi, terza posizione, la Gastaldellò a 16 centesimi dalla parte opposta con Sofia Morini che cerca di risalire in quarta, quinta posizione. Beh, una duecentista e si è visto tutto nella prima parte di gara, come esplosività, come uscita dalla virata, quanto paga in questi particolari
particolari è abbastanza pesante, nella parte nuotata invece è molto molto bene. Adesso deve ricucire un po' lo strappo nei confronti di Gastaldello e Hopkin. È in quarta posizione Sofia Morini a 82 centesimi da Anna Hopkin, che è nettamente al comando. Anche Beryl Gastaldello accelera nella finale, Sofia Morini prova a cercare il blitz per la quarta posizione da mantenere, lo fa. 52-57 il tempo di Sofia Morini. Molto bene. Molto bene, si migliora di parecchio. Sì, molto molto bene, una bella nuotata, bracciata assolutamente piena, ottimo l'apporto delle gambe. Dentro tutte e due. Sì, alla grande con questi tempi, molto bene. Tarantino peraltro ottava, mi fai notare. Eh sì, perché io ho detto sì. Certo. Gastaldello, Semanova, Colevan, Morini, Anderson, Janiskova e Tarantino, le otto in finale domani. Insomma, il pericolo della seconda semi anche in questa occasione sono 5 quelle che entrano dalla semi numero 2 e solo 3 le prime 3 dalla semi numero 1, tra cui appunto l'ottava, la Tarantino. Insomma, ha buttato giù in un 100 quanto? 6 decimi? 6 decimi, personale, è un abisso, è un abisso. Ha sfruttato molto bene la sua posizione, il treno veloce delle atlete che le stavano di fianco senza entrare nel cono di onde, forzando un po' l'inizio. Peccato questa spinta in uscita di virata che non le riesce alla perfezione, non riesce a incanalare a queste velocità al massimo la sua potenza. Però insomma, intanto questo bel progresso e poi vediamo la finale domani, i 200 in chiusura di manifestazione. Altro giro di semifinali da annunciare in attesa di Sofia Morini, 100 dorso nella prima, ci sarà immediatamente Lorenzo Mora, il vicecampione del mondo in carica in questa distanza in vasca da 25. Ecco Sofia Morini, zona mista. Sofia Morini, bravissima anche tu, due azzurre in finale, ti sei migliorata di parecchio, sei stata brava a sfruttare la velocità delle tue avversarie più forti e poi insomma. Beh, è stata una bella gara, mi sono migliorata molto, non me l'aspettavo, mi sembra di dover correggere ancora molti aspetti tecnici, però il tempo tutto sommato è molto buono per il momento. Quindi bene. Sì. Grazie. Grazie. Dall'alto al basso Nedla, Bollin, Brooker, Doibruar, Greenbank, Mora, Iaso e Costa, due da podio, tra l'altro ex equo dei 50 dorso, Thierry Bollin e Lorenzo Mora, corsia numero 2 lo svizzero, corsia numero 6 per l'azzurro. Insomma, si iniziano a ripetere le sfide che abbiamo visto diverse volte. Posso e i miei errori nel accendere o meno il microfono. Posso svelare la retroscena? Perché qui hai superato te stesso. Lo svelo, dai. Non soltanto avevi il microfono staccato, ma ce l'avevi anche sollevato. Quindi quando hai acceso e hai cominciato a parlare non lo trovavi più. Certo, ma non è che solo gli atleti possono avere i mali di stagione. Anche noi in qualche modo dobbiamo difenderci. Assolutamente. Lorenzo Mora ha chiamato ad un bel riferimento cronometrico per l'accesso in finale il suo record italiano proprio in occasione del Mondiale di Melbourne in vasca da 25:49.04. Fatica un po' a sistemarsi al blocchetto di partenza Andoi Bruar con l'aggancio al device, ha faticato un po' per sistemarsi e Mora in corsia numero 6 spara via immediatamente una subacquea più che discreta, via con la virata dei 25. Lorenzo Mora che ha accusato qualcosa nei confronti di Nedla, 11:48 per il ceco in corsia numero 1, quella più in alto. Mora che prova a risalire un po', si porta in seconda posizione Lorenzo Mora, 24:56 il passaggio 50 con Nedla sempre davanti. Sorprendente l'atteggiamento del ragazzo ceco classe 2005 e si va con i 75 metri che se ne vanno ora, sempre Nedla davanti con Mora in terza posizione, sale l'azione di Johan Doibruar in corsia numero 4, corsia centrale, Lorenzo Mora che ora cerca di difendersi lì, di sgomitare intorno alla quarta posizione, alla fine terzo, tanto meglio, 50:69. Mentre per Nedla dopo 75 metri da protagonista c'è stato il crollo totale. È arrivata la mazzata per il ragazzino che ha avuto la forza e il coraggio di provarci nella prima parte di gara con un dorso super ritmato. Alla fine viene fuori Ndoye Brouard, bella la progressione del francese, viene fuori Luke Greenbank, un duecentista puro da vasca lunga che sta provando a velocizzare la sua azione.
e viene fuori Lorenzo Mora in parte, perché questo è un classico bene non benissimo, male non malissimo, una gara intermedia, l'impressione che Mora non sia brillante, scintillante, mettendo insieme le gare dei 50 di ieri e quella di oggi nei 100, come avrebbe sperato. Un buon Mora, ma non il miglior Mora. No, esatto, soprattutto nell'ultima subacquea, addirittura ha subito un rientro da parte di Grimbach, che continua a pennellare i 15 metri, però non è così efficace in questo momento, o non lo è nel contesto europeo. E allora stai sotto, se sei più veloce, stai sotto se guadagni rispetto agli altri, se no devi trovare un altro modo, anche un altro modo di calciare. Ci deve essere qualcosa che attanaglia gli italiani oggi, nel senso che sono tutti lì sul bordo vasca dopo le rispettive prove a camminare spediti gli atleti delle altre nazionali, mentre i nostri vanno pianino pianino. Abbiamo una comunicazione ufficiosa sulla squalifica di Ceccon. Era la rana? Era sì, tocco ai 125 metri con le mani non pari, disallineate. E allora Thomas Ceccon, arrivato ufficiale il motivo della squalifica, è arrivato anche Lorenzo Mora in zona mista. Lorenzo Mora, raccontacelo tu come l'hai vissuta da dentro. Raccontaci tu come l'hai vissuta da dentro. Io oggi volevo provare a forzarla, effettivamente l'ho forzata. 57, speriamo di entrare in finale. E che domani è un altro giorno, avrò la mattina libera e riuscirò un po' a riposarmi, che non l'ho ancora fatto dall'inizio di queste gare. Speriamo di raccattare un po' di energie e se entro di giocarmela, se non entro di poter recuperare per fare bene il 200 e la staffetta l'ultimo giorno. Vediamoli. Vediamo. Entrati in acqua Lopez, Popescu, Braunschweig, Tomac, Ungur, Christou, Lie, Tribunsov. Arrampicato sul blocchetto di partenza con l'appoggio al device Andrei Ungur, che poi stacca 0,62 0,57 Mewen, Tomac 0,54 Marcus Lie, il migliore in assoluto è Tribunsov, però, che cerca gloria ai 25 metri mettendosi al comando, ma appena per 2 centesimi nei confronti di Mewen Tomac, che qui ha vinto i 50, campione d'Europa in vasca da 25. Adesso è Tomac che spinge 24,06 nel passaggio dei 50 in seconda posizione, prova a resistere Ralf Tribunsov, bisogna vedere se ha la possibilità, la capacità di tenere fino alla fine, mentre Mewen Tomac continua a dettare il ritmo e anche in maniera piuttosto pesante nei confronti degli avversari. Ultima subacquea e si va dalla parte opposta, la spinge in maniera devastante Andrei Ungur, che si rimette vicinissimo al francese, si va all'attocco con Mewen Tomac, 50-01, poi Ungur, quanti sono i sotto 51? Sono abbastanza. Proviamo a contarli per anticipare l'ufficializzazione? No, perché c'è anche un 50-64, 65, però ottavo tempo, Lorenzo Mora bene in ogni caso, dentro con Tomac, Dobroar, Ungur, Grimbang, Braunschweig, Tribunsov e Christou. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco, restate lì. Seconda medaglia in carriera per Maddie Harris ad un campionato europeo di corta, entrambe in questa edizione, quella di Otto Penny, il bronzo nella prima giornata con la 4x50 stile libero britannica e adesso la medaglia d'oro sta per salire sul gradino più alto del podio. Abbiamo visto poco fa e rivediamo adesso la francese Pauline Maillet, poi toccherà alla connazionale dell'Harris Shanahan e poi sarà Maddie ad occupare la scena. Premiazione dei 200 dorso femminili, dove ha concluso in quarta posizione Margherita Panziera, lo ricordiamo. Italia sempre in finale,
nelle prime gare che abbiamo seguito oggi non è arrivata la medaglia, sono arrivati due quarti posti, quello di Margherita Panziera in questi 200 d'orso, quello di Alessandro Meressi dei 50 stile libero con Lorenzo Zazzeri quinto e poi il settimo posto di Alessia Polieri nei 200 delfino donne. Giornata però per quello che riguarda l'Italia caratterizzata purtroppo soprattutto da una notizia in negativo, la squalifica di Thomas Ceccon nei 200 misti. Sì, certo, non un'apertura come avremmo voluto oggi, i quarti posti che hai ricordato, a cui ha fatto seguito la squalifica di un Ceccon che aveva lasciato intendere di essere potenzialmente un crack assoluto nei 200 misti, potersi giocare con Razzetti e con Duncan Scott il titolo continentale della distanza. Una squalifica sembra per tocco non con le mani sulla stessa linea, non simultaneo ai 125 metri. Secondo te un po' deconcentrato o no? No, secondo me no. Adesso non so come lavori lui in allenamento, però molte volte gli atleti vanno via in velocità su questi particolari, soprattutto negli stili che non curano abitualmente, e alle volte quando ti trovi in gara devi affrontare delle situazioni a quelle non sei abituato e forse le fai via con leggerezza, ma qua non te lo puoi permettere. Ci sono non solo occhi umani, anche occhi meccanici che ti guardano. E succede. Inno nazionale britannico. Gran Bretagna che ha dato un discreto scossone al medagliere con i due ori di oggi, totale 4, la Harris nei 200 d'orso e quello che arriverà tra poco, cioè Benjamin Proud con record europeo nei 50 stile libero. Sbaglio, l'hanno messo 18 giri questo inno? Breve? Questo inno breve per allungarlo un po', l'hanno fatto stonare, forse è una mia impressione, ma mi è sembrata una versione diversa rispetto a quelle degli altri giorni. Era brevissimo, non c'è una lunghezza standard in verità, tranne quello britannico che per definizione di per sé è un po' più corto degli altri, però ne abbiamo ascoltati un po' di tutti i tipi, quelli che fanno durare tantissimo, quelli che durano mediamente e quelli più brevi. Ebbene, e invece molto breve il 50 di Benjamin Prout che abbiamo appena rivisto sullo schermo. Questo è l'abbraccio con Zabo, Sebastian Zabo, uno dei due atleti in seconda posizione. Un Benjamin Prout che è arrivato anche un po' lungo sul tocco conclusivo, era lì che stava smanacciando la linea rossa del record del mondo, con piena soddisfazione anche del nostro vicino Andrew Jameson. È il collega della televisione britannica che ci mostra i muscoli per simulare la potenza di Benjamin Proud. Effettivamente. Ho capito, però allora noi alla prima occasione utile, al primo oro dell'Italia che arriverà, sì arriverà, ci auguriamo di sì, le potenzialità ci sono, facciamo vedere i muscoli anche noi subito immediatamente. Aspettiamolo allora, aspettiamolo con ottimismo. Ora lo aspettiamo al varco. Va bene. Siamo pronti e appostati. Ex aequo sul secondo gradino del podio Floran Manodou e Sebastian Zabo, quel Floran Manodou che si è visto togliere il record europeo in faccia, portato a 20-18 da Benjamin Proud, vale la pena ricordare un 20-18 pazzesco a 2 centesimi appena dal record del mondo di Caleb Dressel. Ebbene, molto sportivamente è andato subito a congratularsi con Benjamin Proud, che è uno degli atleti che gode di migliore reputazione all'interno del giro del nuoto, molto molto amato, persona deliziosa. È un Manodou che fa impazzire invece una mia atleta, perché prepara delle ricettine alla sua fidanzata e le mette su Instagram, cosa che piace moltissimo.
e tu vai a carpire. Eh no, io subisco questi queste situazioni. Dice, hai visto Flora anche cosa ha fatto? Una crepe meravigliosa. Ho detto sì, sì, va bene Elena. Ho capito che non è quello che ti interessa. Benjamin Proud, ennesimo tassello di una carriera importantissima. Adesso se la guarda lì con la faccia che ha un'espressione che non saprei definire. Beh, ecco, beh, un accenno di sorriso ci vuole, hai fatto il record europeo, ragazzo, dai, lasciati andare. Devo dire, oggi fantastico, questa stranissima conformazione fisica anche del viso, queste bolle mandibolari, il petto altissimo, e un'esplosività davvero, davvero notevole. Ha avuto tanti anni di grande difficoltà e ultimamente sta infilando una serie di successi via l'alto con prestazioni di profondissimo spessore tecnico. Eccoci qua con la bandiera britannica pronti per l'inno nazionale, dopodiché scivoleremo via per una pausa e ci ritroveremo subito dopo. Eccoci tornati, premiazione anche per i 200 delfino femminili con Angelina Kohler che coglie il suo primo successo importante tra i grandi, poi Bach e Pudar a finale dove c'era anche Alessia Poglieri che ha concluso in settima posizione. Durante la pausa ho pensato... Cosa? Pausa. Ci scherziamo sopra a volte. Pausa, traffico, previsioni del tempo, associazione di idee. A proposito di previsioni del tempo, non so se le hai guardate, comunque qua fuori neve. Neve a Bucarest, tutto bianco, siamo allora, nel gelo dell'inverno. Mi fai sorridere però, che tu guardi le previsioni del tempo per scoprire quello che sta accadendo da 7 ore oramai? No, per scoprire cosa accadrà dopo, cioè scusa, ora capisco la scarsa stima che tu possa avere di me, ma pensare che io guardi le previsioni del tempo per scoprire il passato, lì ancora non mi sono cotto a tal punto da arrivarci. Guarda che interessante, perché talvolta la percezione reale non è così corretta. Dici? Sì, e allora tu vai a vedere le regressioni del tempo e dici effettivamente c'era il sole, effettivamente nevicava. E beh, per avere conferma di quello che vedo non ne sono mai così sicuro. In realtà sono sicuro che le previsioni del tempo le andrò a vedere, perché con quanto può essere bella la neve non è detto che non possa creare disagi, soprattutto quando sono tra le tue grinfie che mi può portare a destra e a manca, e per spostarsi bisogna fare attenzione. La Kohler non ha ancora smesso di ridere da quando ha vinto il 200 delfino, Eh sì, è l'emozione della prima volta che fa sempre bene, complimenti anche da parte della squadra tedesca, tutti lì sotto a gasarla a più non posso. Sorriso ben in mostra per Angelina Kohler. Adesso le devono dire però stai ferma, perché l'inno nazionale lo devi onorare. No, ma è stupendo, perché non sta più della pelle e non sa come fare, ma non riesce più a stare ferma. Già quando è uscita dalla vasca voleva correre ma non aveva il coraggio di farlo, voleva saltare ma un po' sì un po' no, voleva esultare ma non fino in fondo, e questa repressione dell'istinto la porta avanti oramai da oltre mezz'ora. Allora, per lei tartaruga Timmy mascotte, medaglia d'oro e chissà, magari adesso anche tranquillante inno nazionale tedesco.
Inno nazionale per Angelina Koller. Adesso riprenderemo con i 100 misti al femminile finale, dove c'è Costanza Cocconcelli. Quindi un successo, il primo della nazionale tedesca in questo campionato europeo. Sappiamo come il nuoto tedesco sia alla ricerca spasmodica di talenti e soluzioni per una crisi che è iniziata ufficialmente nel 2012 e che ancora, a dispetto della scoperta di alcuni ottimi elementi, non si è ancora dissipata. Dimmi. Vedi però? Sono andato a ricontrollare, grazie Elisabetta Caporale, ci sono segnalazioni dal lato basso della vasca e dintorni. Lorenzo Mora fuori dalla finale. Revised, corretto un tempo. Nedla, hanno reinserito Nedla. Hanno reinserito Nedla, che era crollato sì, ma non tanto da rimanere fuori. Tomac, Ndoye Brouard, Ungur, Greenbank, Nedla, Braunschweig, Tribunsov, Christou e primo degli esclusi per 4 centesimi Lorenzo Mora. Beh, questo è beffardo, non avevo mai visto niente di simile, francamente si potrebbe dire anche della classifica ufficializzata in precedenza, no? Addirittura aggiungere un secondo a un atleta, però il reinserimento mi fa ancora più impressione, oltre che oggettivamente è una nota di dolore per l'eliminazione dell'azzurro. Vabbè, notizia che vi dovevamo, mentre c'è la finale per quello che riguarda i 100 misti al femminile. Una finale a 9. Entrata Fanny Teionsalo in corsia numero 0, poi Nelle Schulze, adesso eccola Costanza Cocconcelli, qui argento in staffetta. In questa gara fu settima a Kazan, lei che è primatista italiana, 58-45 a Napoli il 26 di settembre del 2021. E poi stringeremo verso il centro della vasca con l'ingresso di Lena Kroind, 58-83. Toccherà Diana Petkova, 58-81, fino alle corsie centrali, quelle occupate dalle più titolate. Vice campionessa del mondo per il Gastaldello, che sarà in corsia numero 5, Charlotte Bonnet, argento a Roma nei 100 stile libero, vasca da 50 all'europeo. Corsia numero 4 per la francese, il bronzo mondiale in carica, Louise Hanson, svedese, in corsia numero 3. Sai che una finale a 9 è quanto mai atipica in un campionato europeo, francamente non la ricordo, è probabilmente figlia di un errore che non ha avuto il tempo di essere poi corretto in acqua dagli atleti e quindi cominciano ad essere troppi, però sì, me lo fai dire. Allora, l'errore più grave in assoluto per distacco è quello della piccionaia postazione cronaca dalla parte esattamente opposta rispetto alle telecamere, e su quello proprio ci sarebbe da scrivere un film, un libro, tutto quello che volete. Poi ieri abbiamo accusato nel programma ufficiale, e questo per rispetto degli atleti, un ritardo inaccettabile, 25 minuti o giù di lì. E poi, quello di cui ci stiamo occupando adesso in questa terza giornata, prima un atleta era inserito con un errore nel calcolo dei tempi di quasi un secondo, ora una finale a 9 senza che ci siano tempi ex aequo, senza che ci sia stato lo spazio per poter fare spareggi, eccetera eccetera. Sì, senza alcuna comunicazione di questo, oltretutto. Così, a sorpresa, ma non è un problema, andiamo avanti. Dall'alto al basso, Teionsalo, Cocconcelli, Petkova, Hanson, Bonnet, Gastaldello, Clansar, Kroind, Schulze. È comunque la finale europea dei 100 misti alla femminile, pronte per salire sul blocchetto di partenza, corsia numero 4, Charlotte Bonnet lì a picchiare sull'acqua e poi si sale per lo start. Un respiro grande da parte di Costanza Cocconcelli prima di agganciare il blocchetto di partenza e poi via in corsia numero 1, la seconda dall'alto con Fanny Teionsalo, che con il Delfino prova a partire aggressiva, più aggressiva di tutti per il Gastaldello. Corsia numero 5 la francese, che riesce a mettere da parte 6 centesimi rispetto a Louise Hanson, che gareggia in corsia numero 3.
è Lanson che prova a salire. Costanza Conconcelli invece è molto indietro in questo momento. Dopo la parte da nuotare a dorso si va con il 25-96 a metà gara di Beriga Staldellò davanti a Louise Hanson, terza posizione per Charlotte Bonnet. Con la rana deve provare a risalire Costanza Conconcelli nelle sue carte da giocare, anche lo stile libero, ma davanti sono troppo staccate per poter pensare ad un recupero. Quasi appaiate le due francesi, Bonnet e Gastaldello, con la Bonnet che ha un leggero margine di vantaggio, corsia numero 4 da pensare di poter gestire. Charlotte Bonnet sempre davanti, si va al tocco con la doppietta francese, Bonnet, Gastaldello e poi Hanson a completare il terzo gradino del podio. Le tre più titolate sono quelle che hanno risposto presente alla chiamata per Costanza Conconcelli, settima posizione, 59-40 a 95 centesimi dal suo record italiano. Sì, una gara imperfetta quella della Conconcelli, molto brutte le prime due virate, lunga a Delfino e fin lì ancora, ma poi una curva in ingresso di virata nel dorso rana, una curva che l'ha bloccata praticamente come azione, l'ha costretta a ripartire da ferma dopo la rotazione che ne ha compromesso definitivamente la prova. Conconcelli che non riesce quindi a migliorarsi dopo dei bei segnali ieri, l'impressione che potesse scendere qualcosa, non sufficientemente per andare a prendere la medaglia, intendiamoci. Hanson oggi meglio della migliore Conconcelli, ciò nonostante una prova che delude la nostra atleta. Secondo argento individuale per Beryl Gastaldellò dopo quello conquistato nei 50 stile libero. Nei 100 misti è Charlotte Bonnet a portare la medaglia d'oro, il metallo più prezioso oltre Alpe. Adesso ascolteremo le valutazioni di Costanza Conconcelli per quello che riguarda la sua gara. C'è tutto il tempo necessario, visto che c'è un'altra finale, sì, da quella dei 1500 stile libero maschili, spesso attesa con tanta impazienza da tutti noi. Non oggi, perché non ci sono azzurri. Gregorio Paltrinieri ha sempre dichiarato della vigilia per scelte tecniche differenti rispetto a questo campionato europeo. Per quello che riguarda Luca De Tullio, una finale che tempi alla mano poteva essere alla sua portata, in realtà alla fine 14-48-89 è risultato il primo degli esclusi. Andiamo in zona mista. Costanza Conconcelli, cosa è che non ha funzionato? Oggi forse un po' di stanchezza, sono un po' abbastanza delusa da questo risultato, insomma è un po'. Non è stata una bellissima gara, però adesso devo rimanere concentrata perché ne ho altre due, però niente. Assolutamente, appunto stavo per dire. Sei stanca, ma bisogna ritrovarle queste energie. Due altre gare importanti, soprattutto la staffetta. Sì, sì, oggi è molto importante la staffetta. Adesso avrò il 50 dorso prima, cercherò di tirare fuori tutto quello che è rimasto. Brava. La stanchezza di Costanza Conconcelli e le sue parole sull'ingresso dei finalisti dei 1500 stile libero dall'alto al basso: Nathan Wiffen, Damien Joly, Victor Johansson, Daniel Wiffen, Eric Christiansen, Davy Aubry, Mikhailo Romanchuk, Vlad Stefan Stanku. In altri tempi avremmo detto che Romanchuk poteva essere il favorito, in realtà questi pronostici vanno per Daniel Wiffen, già oro nella prima giornata nei 400 stile libero. Beh, senza dubbio, per quello che ha dimostrato, per lo stato di forma, per la curva di crescita, abbiamo però anche visto, e Paltrinieri ce l'ha insegnato in maniera abbastanza scioccante, quanto le previsioni, anche in gare che fino a pochi anni fa erano chiuse da pronostico in partenza, siano in realtà complicate da leggere e gestire, che ogni giorno di gara ha le sue caratteristiche. Ciò nonostante, Wiffen fino adesso davvero notevolissimo, oltretutto in una gara che non gli appartiene, quella dei 400 stile libero, dove ha letteralmente dominato. Daniel Wiffen, lo ricordiamo, primo irlandese a detenere un record del mondo nel panorama del nuoto, l'ha fatto negli 800 stile libero in vasca da 25. Un Wiffen che poi è riuscito ad acquisire una condizione tale da andare a vincere il primo giorno qui i 400 e adesso ci riprova nei 1500. Blocchetto di partenza. Qua
Quale sarà l'atteggiamento di Daniel Wiffen in questa finale? Lo scopriremo a breve. Lì di fianco Erik Christiansen, molto molto solido, ma mai il più forte in assoluto nei grandi contesti internazionali. Anche lui un po' a cavallo in carriera tra tante distanze, anche 400 in cui l'abbiamo visto cimentarsi, mentre Daniel Wiffen apre il gas immediatamente nel primo 50 rispetto al resto degli avversari. Henrik Christiansen secondo, paga immediatamente 8 decimi. Ma sai, un atleta così, in questa condizione, che conosce bene il campo avversari, va a vedere chi è l'avversario principale sulla carta. Romanchuk, perfetto, come gareggia Romanchuk, con una progressione, generalmente con una progressione. Bene, quindi lo colpisco approfittando del fatto di essere distante di corsia, lo colpisco immediatamente, metto tra me e lui 4-5 metri subito nei primi 100, e se mi sento bene vado anche alla ricerca di un tempo. Wiffen l'anno scorso è stato il primo ad aprire le danze, ovvero a stampare un tempo a sorpresa fuori stagione sui 1500, vasca lunga 14-34, per mettere sul piatto quella che sarebbe stata poi una stagione del mezzo fondo sensazionale, chiusa con un campionato del mondo con risultati davvero clamorosi e con una rivoluzione assoluta nelle distanze lunghe. Record del mondo, che è anche record europeo, 14.06.88 di Florian Welbroek ad Abu Dhabi, mondiale in vasca da 25 dicembre 2021, record del mondo tolto a Gregorio Paltrinieri, un Gregorio Paltrinieri che aveva notato un paio di secondi oltre 14.08.06 a Netanya nel 2015, stabilendo quel primato mondiale che a distanza di 6 anni gli è stato tolto, anzi 6, quasi 7. Si va con Wiffen, sempre velocissimo, ha acquisito un grande margine di vantaggio. Wiffen, nel senso di Daniel, il gemello Nathan, nuota in corsia numero 1, ma è più o meno sulla stessa linea di tutti gli altri. Compatti, molto compatti, tranne in corsia numero 8 Vlad Stancu, il rumeno che si è leggermente staccato rispetto ad un gruppo di nuotatori che mantiene una linea quasi perfetta, tranne Daniel Wiffen che nuota sotto i 30 secondi in maniera abbastanza consistente. Beh, una versione al cubo di quello che abbiamo visto sui 50 metri, è un atleta saldamente al comando con distacchi che sono ovviamente molto più marcati. È nuota bella anche sotto i 29 per ogni 50. Ma altro che sotto i 29, ha girato 1.49.9 ai 200 metri con 56 nel secondo 100. E adesso ha leggermente diminuito l'andatura, rimanendo comunque a 56 e mezzo anche quest'ultimi 4 vasche. Diciamo che il ritmo che ha impostato, come si può ben vedere, sta davanti alla linea rossa, e la linea rossa è il record del mondo di Florian Welbroek. Ha impostato un ritmo devastante per gli avversari. Daniel Wiffen continua a notare sul 14 basso per ogni 25, che tradotto significa 28 e mezzo per ogni 50, qualche spicciolo meno. Ha avuto una vasca in cui è sceso perfino sotto i 14 secondi Daniel Wiffen, adesso pilota automatico impostato sul 14 e 2, quindi ripetiamo sul 28 e quasi mezzo per ogni 50, che lo porta abbondantemente sotto il minuto per ogni 100. Si va ancora con i 400 volati in 3:43.73. Dietro non c'è nessuno che si prende la responsabilità di rompere gli indugi e di provare ad accelerare in maniera un po' più consistente, sempre tutti a notare sugli stessi riferimenti cronometrici, a cominciare da chi è il primo degli inseguitori, cioè Mikhailo Romanchuk, che però accusa 6 secondi e 23 centesimi di ritardo da un Daniel Wiffen che continua a fare il matto in vasca, 4:12.08 ai 450 metri. Beh, ci sono decisamente due gare diverse in acqua, davanti un atleta che sta tentando in maniera cosciente, penso di sì, di cercare il record del mondo, coscienziosa non lo so, però per quanto sta dimostrando fino adesso direi proprio in maniera inequivocabile. Aveva 3 decimi di vantaggio ai 200 metri, il vantaggio è salito a quasi un secondo ai 400, 3:43.73 contro il 3:44.66 di riferimento di Welbroek, targato 2021, per cui un Wiffen
fino adesso, meraviglioso. E comunque non è facile, deve nuotare così fino alla fine, perché in quel record del mondo di Abu Dhabi Florian Welbroek non ebbe cedimenti, anzi tutt'altro, via spedito dall'inizio alla fine, anche con un sussulto nella parte conclusiva della gara dove provò perfino ad accelerare. Adesso un pochino peggio, Mikhailo Romanchuk cede lo scettro di primo inseguitore ad Erik Christiansen a 7 secondi e 65, una gara che praticamente è già stata quasi archiviata da Daniel Whiffen, a meno che non ci siano crolli clamorosi. Adesso ha alzato un pochino il piede dall'acceleratore l'irlandese che gareggia in corsia numero 4, vediamo se si è trattato soltanto di un voler riprendere il fiato o meno. Sì, perché torna subito sul 14.2, un 28.5, 28.6 rispetto al 28.4 che ha notato fino a questo momento per ogni 50, ma insomma per ora si tratta di dettagli, non di vero e proprio cedimento da parte di Whiffen. Vediamo da qui in avanti, perché il dolore e la fatica piano piano comincia a farsi sentire. Ti senti anche solo lì davanti con questo distacco. Lo sei. Decisamente solo, con la tua responsabilità e la voglia di andare a cercare il tempo. Comunque molto bella la nuotata, si è visto nella subacquea come il gomito rimanga sempre molto alto. La linea di galleggiamento del corpo, a dispetto di un apporto delle gambe minimo, è altissima e perfettamente orizzontale. Respira sempre alla seconda bracciata e mai alla prima in uscita di virata, non rilancia, è vero, con l'andatura, con la gambata dopo la spinta, però almeno l'accortezza di respirare in seconda virata è una cura del particolare notevole e un vantaggio che rimane comunque costante intorno al secondo rispetto al record mondiale. Sempre 57 secondi o giù di lì per nuotare il 100 per Daniel Whiffen. Adesso prendiamo il riferimento di metà gara, tra poco sarà ai 750 metri con gli avversari che stanno scivolando sempre più indietro, a cominciare dal primo inseguitore Erik Christiansen che paga quasi 10 secondi nei confronti di un Daniel Whiffen che fa 7.03.15. La linea è sempre quella del record del mondo, ma deve cercare di non cedere, anzi al contrario di accelerare, perché è esattamente il tempo notato ai 750 metri per due quello di Welbroek che vale il record del mondo. Aveva girato agli 800 Welbroek 7.32.85, per Whiffen 7.31.82, un secondo e tre centesimi. Welbroek che però alla fine ha aperto il gas. Sì, ma non credo che qua starà troppo a guardare, qua si tratta di saper soffrire da soli. Una gara che lui ha vinto dalle prime bracciate, nella quale ha dichiarato immediatamente quali fossero le sue intenzioni. Tempo straordinario, peraltro 3.43.400 fa impressione, ma un atleta che ha notato qua 3.35 in questa distanza in gara, un margine di 8 secondi, per cui un bel margine. Ha perso parecchio in questo 100 metri, ha perso parecchio Daniel Whiffen nei confronti del record. È il momento in cui un paio d'anni fa c'era stato il cambio di marcia da parte di Florian Welbroek. Qui la linea comincia ad essere sulla punta delle dita, la linea del record del mondo, e non più al limite dei fianchi di Daniel Whiffen, che adesso forse da qualche piccolo cenno di cedimento, un 14.35 per il 25 che poi lo porta a nuotare un 28.6, 28.7 per il 50. Sì, iniziano a essere tempi più ragionevoli, e talvolta quando sei di fronte alle prestazioni clamorose rimani sorpreso e incredulo di fronte ai vari passaggi. Adesso si rientra in un range, diciamo, di accettabilità per i 1.500, facendo finta che non sia successo niente prima, ovvero questa partenza molto veloce di Whiffen che l'ha portato appunto a essere lì in linea, adesso leggermente indietro, mai un buon indicatore quando sei stato davanti al primato e ti trovi improvvisamente indietro. Avevi avuto buona memoria, Tommaso.
E dietro c'è bagarre tra Christiansen, Aubry e Romanchuk per la seconda posizione, con Christiansen che si stacca un filo rispetto al francese che gareggia in corsia numero 6 e all'ucraino che gareggia in corsia numero 7, Mikhailo Romanchuk, che cerca un piccolo break. Non ci sta Aubry, non ci sta ancora neanche Harry Christiansen a cedere. Romanchuk a 10 secondi e mezzo da un Daniel Wiffen che ora si è rimesso a nuotare sul 14,2 per ogni 25. Vediamo cosa dice il 50 quando saranno passate le prossime due vasche. Questa oramai è l'andata, la dobbiamo lasciare così, soltanto come primo riferimento parziale. Quello che conta è il 50, a maggior ragione conta il 100. Non è ancora chiara la lotta alle spalle di Daniel Wiffen invece, perché Romanchuk continua a resistere, così come Aubry, così come Christiansen, per mantenersi in lotta a podio. 14,26, è tornato a nuotare sui tempi precedenti più o meno Daniel Wiffen, ma ha avuto quel momento in cui ha ceduto un po'. Ci sono momenti di crisi, alcuni vengono ai 1000, chi è gli 800, chi è 1200, momenti di crisi che sono complicati e vanno gestiti con grande intelligenza, con esperienza. Insomma, si parla però di atleti che questo 1500 l'hanno notato diverse volte, sanno ogni reazione, sanno come comportarsi di fronte a questo. Dietro bella bagarre, hai fatto bene a segnalarlo, perché per la medaglia d'argento e di bronzo sono in tre e stanno duellando ad altissimo livello, con Christiansen che fa un po' fatica a tenere il treno della coppia Aubry-Romanchuk. Stanchezza chiara da parte di Daniel Wiffen, che sta nuotando a elastico. 28 e mezzo, torna per qualche istante per ogni 50 sui livelli che hanno contraddistinto la sua prima parte di gara, poi 29 alto, quasi 30, poi di nuovo 29. È lì che sta cercando di difendere questa prestazione dal punto di vista cronometrico come può Daniel Wiffen. Dal punto di vista del risultato invece non c'è nessun dubbio, sarà lui a fare doppietta d'oro dopo i 400 stile libero. Metterà giù anche questo primo gradino del podio, quello dei 1500 stile libero. Dietro bagarre con Aubry e Romanchuk, leggermente meglio di Erik Christiansen. Stanno cercando di spingere anche loro, occhio a Romanchuk però, e mi sto riferendo a Davy Aubry e Erik Christiansen, perché il miglior Romanchuk ha uno sprint finale nettamente migliore rispetto a quello degli avversari. Daniel Wiffen, passaggio ai 1300 metri, 12,18,03, e ancora le posizioni dietro cristallizzate, con Romanchuk un po' meglio di Aubry, a sua volta un po' meglio di Christiansen. Sì, calato nettamente il passo di Daniel Wiffen in quest'ultima parte di gara, ultimo 100 addirittura superiore ai 57 secondi. Non ci sarà primato, però ci ha regalato un bel momento iniziale e comunque ci regalerà una bellissima prestazione, mentre dietro duellano e ne ha approfittato Christiansen di un leggero calo in preparazione dello sprint finale. Gli altri si stanno studiando e lui che fa morde le caviglie e rientra parzialmente dallo svantaggio che aveva fino a poco fa. Sembra aver superato la crisi Daniel Wiffen, torna a nuotare 28 basso per ogni 50, ha pagato il momento classico di difficoltà dei 1500, quello che c'è tra i 900/1000 metri e i 1200, lì ha avuto quel rallentamento che gli ha costato il record del mondo. Adesso torna, si ripete, sul 28 basso, 14,11 per ogni 25, 28 basso per ogni 50, mentre dietro ancora non è chiaro cosa può accadere per la seconda posizione. E c'è Aubry che ci prova alla distanza e fa bene. Aubry peraltro un ottimo sprint finale, per quanto riguarda Christiansen non grandissima capacità di allungarsi in acqua, ma una fortissima energia. Sta facendo fatica Romanchuk a tenere l'accelerazione di Aubry per la seconda posizione. Siamo alla resa dei conti con Daniel Wiffen, lanciatissimo verso il successo, verso la medaglia d'oro, doppietta, ultime bracciate per lui, ultimi 5 metri di fatica. Daniel Wiffen ancora una volta con l'oro al collo, 14,09,11, vicinissimo al record dei campionati di Gregorio Paltrinieri, ma non lo batte. E poi Aubry per la seconda posizione ingaggia lo spalla a spalla con Mikhailo Romanchuk, che non è certo il miglior Romanchuk, quello che perde nell'attacco finale. Davy Aubry medaglia d'argento, Mikhailo Romanchuk medaglia di bronzo.
Gara veramente succosa questa sui 1500, con due tinte differenti. Intanto Romanchuk batte sulla spalla di Aubry, gli chiede e gli offre il suo omaggio, e Wiffen si libera della fatica, della tensione e anche della soddisfazione che sicuramente ha portato con sé per questo secondo oro al campionato europeo. Si candida per essere uno dei protagonisti in assoluto. Grande prestazione è la sua, 14.9 è un super crono. Attenzione, perché in vasca da 50 cambiano i valori, le prospettive, con meno virate, ovviamente con la metà delle virate, eccetera eccetera. Però qui Daniel Wiffen si candida a questo punto come uno degli avversari Gregorio Paltrinieri, che nel 1500 stile libero, non soltanto negli 800, qualora Gregorio dovesse puntare anche sempre su questa gara. Senza dubbio, ancora da valutare la sua capacità di gareggiare nei contesti di massimo livello sulle due prove. Al mondiale è stato decisamente bravo sugli 800 metri, ma è rimasto fuori dal giro delle medaglie di pochissimo, segnando però il record europeo, togliendolo a Paltrinieri. Nei 1500 non è riuscito a replicare invece la prestazione monster fatta a inizio stagione, quella di 14.34, che aveva posto come il nome nuovo del mezzo fondo mondiale. L'esultanza di Daniel Wiffen come forse mai l'avevamo visto? Decisamente mai visto esultare in questo modo, non l'avevamo mai visto vincere neanche troppe volte. È stata la prima nella giornata di apertura al suo titolo sui 400 stile libero, la sua prima vittoria internazionale rilevante. Questa però è per lui molto più sentita, in una gara che gli appartiene, con una prospettiva e un respiro assolutamente internazionale. Insomma, di che essere contento, vai a 3 secondi dal record del mondo, togli il titolo europeo, anche complice la sua assenza, per carità, ad uno che si chiama Velbrock, rispondi con tempi sui limiti di Paltrinieri, che a Melbourne al mondiale del 2022 ha vinto la medaglia d'oro, batti Christiansen, che in quella rassegna ridata in vasca da 25 è arrivato sul terzo gradino del podio. Certo che hai di che essere contento e soddisfatto. Sì, e se vai a vedere anche il tempo di Netanya di Paltrinieri, è un tempo stabilito nell'anno che avrebbe portato all'Olimpiade, quindi due cicli olimpici dopo sta più o meno nella stessa situazione di un Paltrinieri. È vero, è passato del tempo, è vero, le persone, ognuno reagisce come vuole, però destinato a dominare letteralmente il 1500 nell'anno da lì a venire. Allora, complimenti Daniel Wiffen. Qua si torna a ragionare in chiave azzurra, semifinali dei 200 rana femminili, nella seconda Martina Carraro e Francesca Fancio. Da vedere quindi i riferimenti, molto importante questa mattina. Bene, decisamente bene Francesca Fangio, grande qualità, grande controllo della situazione, un po' più di rincorsa Martina Carraro, che già ieri insomma ci ha fatto vedere, poi raccontato di essere in un momento un po' delicato. Le cose se non sono preparate al 100% fanno fatica ad arrivare, soprattutto non vengono più con la stessa facilità e continuità del passato. Prima semifinale con Romanyuk, Nistrand, Podmanikova, Blomsterberg, Blasevic, Jefimova, reduce dal successo della medaglia d'oro qui in questa vasca nei 100 rana, poi Thormalm e Anlon. Moltissima curiosità per la prova di Eneli Jefimova, che ha battuto Benedetta Pilato nei 100 rana ieri, una finale dove Martina Carraro si è piazzata in settima posizione, a sottolineare quello che tu stavi raccontando poco fa. E curiosità anche per vedere Thea Blomsterberg, la danese in corsia numero 4, che si è presentata con il miglior tempo d'accesso in questa semifinale, capire se ha la capacità e a tutti i crismi per potersi proporre come una delle protagoniste o meno. Intanto molto probabilmente c'è anche chi ha giocato a nascondino in batteria, Eneli Jefimova, 31.93.50. Beh, è un'atleta di una tale qualità che per lei un passaggio a questi livelli è francamente quasi uno scherzo. Si può permettere di girare a 31 andando via con grandissima leggerezza, da capire la tenuta sui 200. Perché tignosissime mi sembrano invece Podmanikova e Blomsterberg in corsia 3-4 in questa fase centrale del 200. Ma soprattutto anche Blasevic, non ci dimentichiamo la
croata che sì in quarta posizione ma mezzo secondo. Intanto Blomsterberg 1.07 e 0.5 con Andrea Podmanikova che in corsia numero 3 sta cercando di non cedere, soprattutto di battezzare come punto di riferimento la danese che continua a dettare i tempi, i ritmi, un vantaggio nei confronti di Lisa Nystrand che ora prova a mescolare un po' le carte. Si è portata in seconda posizione la svedese in corsia numero 2, cuffia gialla, parte alta della vasca, mentre continua l'allungo di Thea Blomsterberg in corsia numero 4 ai 150 metri, 1.42 e 95 ad un vantaggio che chissà se si consolida così, un secondo e 21 meglio di Lisa Nystrand che sta recuperando, poi però difficoltà con la subacquea, con la virata perde sempre nei confronti di Andrea Podmanikova che in ingresso è dietro, in uscita riesce a stare davanti. 2.01.23, un secondo e 32 di vantaggio su Podmanikova per Blomsterberg all'ultima virata, all'ultimo passaggio, una Podmanikova che ci prova per la seconda posizione, rana molto profonda quella della slovacca, con Blomsterberg che fa 2.19.59 davanti a Podmanikova, entrambe in finale. Dalla terza posizione in poi vediamo quella terza posizione in cui si colloca 2.21.44 Eneli Jefimova. Beh, non è un momento clamoroso per i 200 rana in assoluto, questo permette a questa ragazzina danese di svettare con un crono sostanzialmente normale, ben nuotato però, ben nuotato intendiamoci, questa sua rana senza una particolare continuità braccia-gambe, un po' antica come conformazione, però bella nel gesto, nella sua tecnicità e bella anche come distribuzione, nessun sforzo iniziale, anche la fine, gli ultimi 25 metri è riuscita a rimanere molto distesa nell'acqua, 2.21.30, 2.21.44, tempi abbordabilissimi per la Fangio, ma anche per una Martina Carraro. Martina Carraro che sarà in corsia numero 1, quella più in alto, a scendere Wood, Ternikova, Skouten, la favorita dopo le batterie, lei lo ricordiamo, bronzo mondiale in carica in vasca da 25, poi Rybak Andersen, Orska, Fangio, bronzo europeo in carica, bronzo 2 anni fa a Kazan, e Fass in corsia numero 8, Francesca Fangio, primatista italiana, 2.19.17 a Riccione, aprile 2022, 2.19.68 il personale di Martina Carraro che risale all'europeo di Glasgow, era il dicembre del 2019, stanno posizionando i propri effetti personali, le proprie cose, le ragazze, per poi avvicinarsi e prendere lo start. Sì, comunque fa piacere trovare Martina Carraro ancora nei 200 metri, lei ha detto quest'anno ho rinunciato all'idea della distanza più lunga, che le ha regalato peraltro una coda di carriera molto molto interessante, la medaglia ai campionati europei di Roma nell'estate del 2022, non li nuoterà più in vasca da 50 metri, però in vasca da 25 ci si riesce sempre ad arrangiare un pochettino, probabilmente questo è il suo pensiero e oggi si potrebbe regalare una simpaticissima finale. Finale alla portata di entrambe le azzurre, c'è il 2.19.59 di Thea Blomsterberg che spicca, svetta e poi una fila di 2.21-2.22 che le azzurre possono valere al netto delle rispettive condizioni di forma. Pronte per lo start, si sale sul blocchetto di partenza. Martina Carraro, corsia numero 1, la più in alto. Francesca Fangio, corsia numero 7, seconda dal basso. Ci ha pensato fino all'ultimo Tess Skouten, poi si è gettata con rapidità e determinazione subito al comando insieme con Clara Rybak Andersen che prova a beffare l'olandese che non ci sta, dice ferma lì ragazza, prima passo io, 6 centesimi meglio ai 25 metri, Martina Carraro in terza posizione a 16 centesimi dalla Skouten per Francesca Fangio, gara in progressione come caratteristiche vogliono, per ora in settima a 75 centesimi di ritardo dalla Skouten che passa ai 50 in 30.86, Carraro a 1 secondo e 0.3, Fangio a 1.22, ha scalato qualche posizione però Francesca.
tutt'altra natura l'impostazione gara della Skouten rispetto alla batteria alla semifinale precedente. Lei è un atleta che ha nuotato 1-4 netto un paio di volte già qui ed è una duecentista, per cui ha il veloce e anche la resistenza, e insomma la testimonianza di un'impostazione gara rapida la stiamo vedendo anche sul monitor con questa linea del record del mondo veramente prossima alle sue bracciate, 1,5 e 12, 6 centesimi meglio del riferimento Rebecca Soni, targato lontano dicembre 2009. Tess Skouten scatenata ai 100 metri, si diceva di questo 1,05 e 12 con Francesca Fangio, staccata lì di due secondi e due, ma una Francesca Fangio che piano piano sta scalando posizioni su posizioni, dalla settima si è portata in quarta a 2,76 alla virata precedente, stiamo per arrivare a tre quarti di gara con Tess Skouten che ha un vantaggio enorme nei confronti di Rybak Andersen, di Orska e anche di Francesca Fangio che mantiene la quarta posizione ma è vicinissima alle avversarie che le gareggiano nella corsia di fianco. Parte finale di gara, è qui che Francesca Fangio deve provare a fare la differenza. Martina Carraro invece è più staccata, ottava posizione a 4 secondi e mezzo da chi mena il ritmo. Tess Skouten, un altro passaggio che la vede guadagnare sulle avversarie, sulle dirette inseguitrici. Francesca Fangio sempre quarta, sempre lì a cercare la spinta giusta per provare a fare il blitz, e accelera nel finale Francesca Fangio, mentre davanti c'è il tocco di Tess Skouten a 2,16 e 98 per Francesca Fangio, la terza posizione 2,19 e 78, e c'è anche l'accesso alla finale. Una gran bella gara per lei, da mettere a posto un po' di particolari, una gara che è stata lanciata su ritmi impossibili, passaggio 1,5 dell'olandese è davvero micidiale, qua farsi portare via e poi rimanere scoperti al vento fuori, è un attimo. Fuori Martina Carraro, questo andava da sé, ma il 2,22,7, quella settima posizione in semifinale, non faceva presagire assolutamente nulla di buono. Ti faccio un riepilogo veloce: Skouten, Blomsterberg, Rybak Andersen, Fangio, Orska, Podmanikova, Ternikova e Jefimova, le otto finaliste, con Francesca Fangio che strappa il quarto tempo d'ingresso in finale. Fangio è perfetta, una bel ritmo, bella distribuzione, ottima competitività, ottima determinazione anche nella 25 finale. Ecco, è vero, una semifinale, però essere bruciata di 9 centesimi sull'arrivo, sembrava addirittura davanti alla sua diretta avversaria, questo deve mettere da parte, anche perché domani entra con obiettivo medaglia. Per Carraro sono mancati in maniera netta gli ultimi 50 metri, il cambio di programmazione la lascia necessariamente un po' corta come azione. E allora ci sono le semifinali dei 200 Delfino, ma gli azzurri Ferraro e Razzetti sono nella seconda, quindi tutto il tempo necessario per andare ad ascoltare le nostre ragazze in zona mista. Grazie Tommaso, grazie Martina, iniziamo con te, con Martina Carraro, mentre aspettiamo Francesca Fangio. Ci provi sempre, ci hai provato anche oggi a fare del tuo meglio. No, certo, come dicevo stamattina era palese la mia non condizione a questi campionati, ma altrettanto palese il fatto che dovessi onorare tutte le gare che facevo qui, e non si smette mai di imparare, quindi era importante gareggiare anche su questi due, anche se sapevo che assolutamente non avevo mai nuotato questi passi da settembre ad adesso. E niente, dai, ci rivedremo nel 50 e poi diciamo ricominceremo da gennaio con una verve un po' diversa. Bene, bene Martina. Francesca Fangio, tanti complimenti, sei stata brava, bravissima, anzi a fare tutto quello che serviva per entrarci in questa finale, ed entrarci molto bene. Sì, no, sono contenta, penso di aver fatto una bella gara. E le sensazioni sono buone, quindi domani mi voglio divertire e cercare di fare ancora un po' meglio, però sono molto contenta. Comunque non era facile, dopo aver preparato gli assoluti, tirare ancora una settimana è tosta, il serbatoio si sta un po' svuotando, però ci proviamo fino alla fine. Io sono contentissima e molto soddisfatta. Noi abbiamo molte aspettative su di te. Grazie. Non ti voglio mettere pressione. No. Ciao, grazie. Ciao.
Finale domani con Tess Skouten che sembra irraggiungibile, per il resto giochi aperti per il podio, per le medaglie. Giù dal blocchetto di partenza la prima semi dei 200 delfino maschili, dall'alto al basso Kostal, Gemov, Zirk, Marton, Mildred, Rizek, Kesil e Dracic. Parco partenti abbordabile per Alberto Razzetti, poi vedremo se lo sarà anche per Cristian Ferraro. Razzetti è uno dei favoriti in assoluto, oramai in qualsiasi gara lui scenda in acqua da qui ai giochi di Parigi, mettiamolo subito in chiaro. Tommaso, non so se sei d'accordo con me, ma il passo che ha dimostrato ai campionati degli anni è davvero andato super fuori classe. Eh beh, finale ti ho detto parco partenti abbordabile, va da sé che sono d'accordo. Un Razzetti davvero in grandissima condizione, con la difficoltà di dover bissare due gare da 200 metri nello stesso pomeriggio, insomma cosa non facile. Oggi nessun problema, domani vediamo se anche il suo serbatoio, al pari di quello da Fangio, che poi voglio vedere, non ce l'ha raccontata giusta, sarà un po' corto o un po' basso di livello. Per Ferraro vediamo invece come andrà questa semi numero uno, per capire se ci sono possibilità di ingresso in finale. Lui ha già fatto un bel salto di qualità per arrivare a qualificarsi qui nella manifestazione, una qualificazione raggiunta grazie ai meeting in vasca corta dell'ultimo periodo. Fino ai 150 metri in questa semi numero uno c'è la Cecchia sugli scudi con Andrei Gemov, 1:22:84 il suo passaggio. Adesso deve provare a resistere agli attacchi che arrivano dal centro della vasca con il britannico Edward Mildred a 43 centesimi da Gemov. Momento della verità per lui con l'attacco cuffia rossa da parte di Edward Mildred, che però non pare poter recuperare fino in fondo. Ultime bracciate nonostante un arrivo lunghissimo, 1:52:46 tempo di riferimento per Gemov, e poi Mildred 1:2. Sono loro che centrano l'ingresso in finale, per gli altri dal terzo tempo di Richard Marton, 1:53:25 in poi, invece bisogna stare a vedere. Mi dicevi dei riferimenti in ottica Ferraro, ovviamente più che Razzetti, dimmi un po'. È una finale da andare a prendere questa, da conquistare assolutamente per lui. 1:53:01, l'abbiamo qualificato Mildred come secondo, quindi in automatico, però già l'1:53:25 di Marton non lo lascia particolarmente tranquillo, vista la qualità che scenderà in acqua nella seconda serie. Eh sì, perché poi da questa lista togli altre due posizioni che saranno i primi due della semi che sta per arrivare, rimangono quattro posti e ci sono 2:1:53. Sì, bisogna nuotare sotto quel limite, è un limite assolutamente fattibile. Purtroppo insomma è sport, non solo da lui. Però di sicuro abbiamo due atleti superstar nell'ultima serie, Noè Ponti e Alberto Razzetti, e poi abbiamo un gruppo di atleti che valgono tutti la qualificazione, andranno dentro con coltello tra i denti per sbranarsi letteralmente. Alberto Razzetti che in questa gara è campione d'Europa in carica, si prese la soddisfazione a Kazan, certo non era il miglior Milak, ma di andare a sconfiggere il re del delfino lungo, Christoph Milak. Peraltro preoccupazioni enormi da parte del tutto il comparto natatorio ungherese per le condizioni di Milak. L'altro giorno ci raccontavano come in Ungheria abbiamo avuto diversi campioni mondiali, tantissimi campioni olimpici, ma solo due nella storia del nuoto ungherese sono riusciti a raddoppiare il titolo olimpico. Uno è Tamás Dárny, che ne ha vinti 2+2, 88-92, nelle due gare di misti, e l'altra è Cristina Gerzeghi, che ne ha vinti addirittura tre di Olimpiadi, una via l'altra, nei 200 dorso, aggiungendo peraltro quella misti e 100 dorso. E loro contavano che Milak si infilasse in questa scia, e invece Milak non va più a allenarsi se non quando vuole lui, non risponde al telefono alla mamma, all'allenatore, ai giornalisti, a nessuno, non si vede in giro a festeggiare o a fare party. Allarme rosso. Sì, esatto, cioè, è sparito in casa sua, cosa stia facendo non si sa, però che ci sia preoccupazione non solo dal punto di vista natatorio è fuori discussione. Riprendiamo il filo del racconto dopo questo chiarimento, dopo queste notizie. Dall'alto al basso Ferraro, Razzetti, Clance, Ponti, Mizzin, Michalace, Hollo e Toscan.
Noè Ponti, gasato dalla medaglia d'oro ieri nei 100 delfino, impreziosita dal record europeo portato a 48 e 47. Cuffia rossa per lo svizzero, corsia numero 4 per quello che riguarda Alberto Razzetti e Cristian Ferraro. Invece raccontiamo la prestazione degli azzurri nella parte alta della vasca, con Ponti che si mette subito giù a martellare, a dettare il ritmo. Razzetti era in terza posizione, adesso un tocco lunghissimo per la virata di 50, prova a portarsi in seconda posizione, gli riesce a 31 centesimi da Ponti, che è transitato a 24 e 8. Ma passaggio comunque morbido da parte di tutti, giustamente Ponti si mette davanti, non ha nuotato i 200 misti così come ha fatto Razzetti, per cui è normale che detti il ritmo senza esagerare, in pratica ti metti in una situazione di sicurezza senza però dover spremere, e poi subisci però l'attacco del razzo, che è fantastico, eh? Il razzo è meraviglioso. Attenzione ad Alberto Razzetti, che non ci sta a toccare dietro a Noè Ponti. Cerchiamo di capire anche se lo svizzero ha percezione di quello che sta facendo l'azzurro. Qualche corsia più in line, quinta posizione ai 100 metri è transitato Cristian Ferraro, 54 e 68, il parziale del secondo in questo momento dei due azzurri. Alberto Razzetti al comando, 53 e 46, sempre il razzo che spinge, con Clance che gli si mette in scia, Ponti che scivola in terza posizione. Sono 19 centesimi di Razzetti nei confronti di Ramon Clance. Adesso provano a sprintare un po' lì nelle corsie di fianco al razzo, vediamo quanto carburante è rimasto nel serbatoio di Alberto Razzetti. 175 metri con Razzetti sempre davanti, ma Noè Ponti si è riportato a 4 centesimi dall'azzurro. Un Noè Ponti che va all'attacco totale, prende un margine molto ampio, va a vincere questa semifinale. Alberto Razzetti in seconda posizione, 1:52 e 25 per lui. Cristiana Ferraro chiude in sesta posizione, però a 1:55 e 15, tempo alto. Ferraro fuori dalla finale, Razzetti invece dentro. Sì, niente da fare per Ferraro, il passaggio diciamo morbido dei primi 50 metri che l'aveva cullato e poi l'ha scaricato immediatamente, già dai secondi 50 non ha tenuto la prima accelerazione, quella di Razzetti, e da lì non c'è stato più nulla da fare. Quando ti scappa via il gruppo nei 200 delfino senza aver fatto un passaggio però folle, vuol dire che hai poche energie e diventa difficile arrivare fino alla fine. Lui è stato bravo comunque a mantenere una buona nuotata, ma assolutamente fuori prestazione. Ponti, Razzetti, Jamov, Clance, Mildred, Marton, Zirk e Mitzin, gli otto, eccoli qua sottolineati con la Q verde anche in grafica, che si sono qualificati per andare a giocarsi le medaglie domani pomeriggio, mentre per quello che riguarda Ferraro, 12° tempo europeo nell'insieme. Beh, direi meraviglioso invece la sfida Razzetti-Ponti, no? E Razzetti l'ha messa sul passo medio e Noè Ponti ha aspettato l'ultima virata, dove ha pennellato sott'acqua per 15 metri, una velocità folle con cui si è ripreso la leadership della gara. Elisabetta è lì che sta aspettando gli azzurri, sono arrivati, quindi sì, semifinali dei 50 dorso femminili, ma Costanza Cocconcelli è nella seconda, quindi il tempo che serve, vai. Grazie Tommaso. Alberto Razzetti, beh, complimenti, sei riuscito a fare molto bene anche qui, a prenderti quest'altra finale, sarà una bella finale, una bella lotta. Sì, sì, anche domani saranno due belle gare da fare. Cercherò di divertirmi entrambe, anche oggi una buona semifinale anche qua, un buon tempo, e cercato comunque, vedevo lì Noè e Ramon, di stare con loro, cercare di toccare nei primi 2 o 3, sapevo che più o meno bastava per la finale, quindi niente, ho cercato di fare questo e domani si darà al 100%. È stato difficile mantenere energia e concentrazione, ormai sei abbastanza abituato e ci tieni a far bene tutte queste gare. Sì, sì, ormai l'ho fatto già un po' di volte, quindi un po' di abitudine ce l'ho fatta, e sicuramente non è mai scontato, non è mai facile, però devo dire che anche oggi l'ho fatto bene, quindi speriamo di farlo bene anche domani. È il campione in carica, eh? Eh sì, bisogna cercare di difendere il titolo. Grazie. C'è tempo per sentire anche Ferraro? Una battuta con te. Assolutamente, sei provato sì. Anche oggi pomeriggio. Sì, ci ho provato. Non mi aspettavo di fare così tanto, sinceramente. Non so, mi sentivo anche bene in acqua, però è un 200, duretta. Va bene, bisogna anche lavorare su queste cose. Grazie. Grazie. Entrano in acqua
Milutinovic, Tejon Salo, Pigri, Dawson, Harris, Komorowski, Rebello e Lojening. Vice campionessa d'Europa in carica, Analia Pigri, corsia numero 3. E poi britanniche al centro della vasca, Dawson e Harris, quella Mady Harris fresca reduce dalla medaglia d'oro nei 200 dorso. Vediamo il cinquantino come va verso la virata con Kathleen Dawson, corsia numero 4, che ha cercato la partenza veloce. Analia Pigri ha fatto meglio di lei, il passaggio vede la francese al comando per 12 centesimi nei confronti della Komorowski. Poi si torna dalla parte opposta sempre con l'ungherese che ci ha provato fino alla fine, seconda posizione a 26.47 per Analia Pigri, che ristabilisce un po' i valori e fa 26.33. terza e quarta le britanniche Dawson e Harris. Sì, bene la francese, direi con grande autorevolezza, non eccezionali invece le britanniche. Una Kathleen Dawson che torna però a nuotare, diciamo, in un range di respiro interessante. Lei che aveva nuotato molto bene l'anno delle Olimpiadi e poi è improvvisamente sparita da qualsiasi situazione di nuoto di vertice. Adesso è tornata perlomeno nei 50 a fare una discreta gara, 26-63 dovrebbe essere sufficiente per l'accesso. Per quanto riguarda Ferraro, beh, insomma, c'è anche la difficoltà, e spesso si sottovaluta, di fare due turni di qualificazione, no? Batteria semifinale, in cui entri con concentrazione al massimo, sia in batteria che al pomeriggio, e se non sei abituato a farlo, e molte volte gareggiando solo in Italia questa abitudine non c'è, poi quando arrivi in questi contesti ti senti improvvisamente vuoto. La campionessa europea in carica, Kira Tussanin, corsia numero 4, ad essere riferimento per questa semifinale numero 2. In corsia 2 c'è Costanza Cocconcelli, una personale da 26.77, record italiano 26.18 di Silvia Scalia, Kazan 2021, quell'ultima edizione dei campionati europei in vasca corta. Costanza Cocconcelli, con le fatiche delle gare nuotate in precedenza, in questa giornata una Costanza Cocconcelli che, come ha dichiarato senza mezzi termini, intervistata da Elisabetta Caporale, ha detto: beh, insomma, il carburante è quello che è, sono stanca, le sensazioni non sono migliori, vediamo come va il cinquantino, se quello che è rimasto è sufficiente oppure no. Dall'alto al basso, Antoniu, Cocconcelli, Hanson, Tussan, Hill, Jensen, Giele e Abramova. Kira Tussan che torna nella sua vecchia disciplina, piano piano ha permesso alle altre atlete in Europa di avvicinarsi a lei. È uscita sconfitta in alcune delle ultime esibizioni, ma rimane comunque un'atleta di fortissimo riferimento per tutte quante. Pronte per entrare in acqua con le mani sul blocchetto, piedi sul device. Costanza Cocconcelli, corsia numero 2, seconda dall'alto. E via, ancora Italia in semifinale, ancora con Costanza Cocconcelli che fa 0.61 e qui paga tutte le stanchezze delle prove precedenti, se non altro nella spinta. Vediamo nella parte nuotata se riesce a gestire un po', molto attardata Costanza Cocconcelli in sesta posizione, Kira Tussan davanti con 3 centesimi di vantaggio su Luise Hanson, che continua a spingere, cerca il sorpasso, la Hanson nei confronti della Tussan e lo trova. Costanza Cocconcelli è sesta, 26.94. Ma tempo meglio rispetto al mattino, questo è buono, incoraggiante anche per la staffetta che sarà da qui a pochissimo. Una gara però a mio avviso è andata che la lunga, tiene fuori. È andata lunga, sì, oltre a non essersi qualificata è andata anche un po' lunga in partenza, non rilevato, quindi evidentemente è stata una mia errata impressione. E poi ha nuotato una diagonale nella vasca di ritorno dal lato destro progressivo verso il lato sinistro, insomma una serie di piccoli accorgimenti che vanno messi a posto, non c'è però praticamente tempo per andare a sistemarli. Hanson, Tussan, Pigri, Komorowski, Giele, Hill, Dawson, Harris,
le 8 qualificate per la finale di domani. Costanza Cocconcelli, seconda riserva, decimo tempo in assoluto in questo europeo 50 d'orso, 26-94. Speriamo che Costanza arrivi al volo prima possibile in zona mista, perché ci dobbiamo fermare con tempi contingentati per una pausa. E allora la facciamo subito la pausa, perché in realtà Costanza Cocconcelli sì, va in ritiro spirituale, perché ci dovrebbe essere la staffetta, e quindi la lasciamo così per il momento, la ritroveremo dopo. Pausa per noi e poi saranno sì premiazioni, ma soprattutto le ultime finali di oggi, quella dei 100 rana con Cerasuolo Martinenghi e la staffetta 4x50 mista femminile. Tra poco, restate lì. E bentornati all'Aquatic Complex di Otopeni. Mancano due gare alla fine di questa terza giornata, la finale dei 100 rana maschili. L'Italia avrà Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi e poi la staffetta 4x50 mista femminile con l'Italia in corsia numero 4, miglior tempo d'ingresso in finale. Questa però non è una giornata positiva, lo possiamo dire, per la nostra nazionale, al di là del fatto che non ci sono state medaglie fino a questo momento. Penso un po' alla squalifica di Thomas Ceccon nei 200 misti. Questa è una giornata molto complicata per l'Italia, è una giornata sulla quale è meditare, e sia breve, è per vedere come reagiranno gli azzurri da qui in poi, sia sul lungo termine. Insomma, Panziera quarta nei 200 dorso ci sta, settima Polieri nel 200 delfino ci sta, nei 100 misti settima Costanza Cocconcelli magari pure. Era quel 56 libro maschile che ci faceva sperare in una medaglia, non nell'oro, visto il differenziale pazzesco che Benjamin Proud ha nei confronti del resto del mondo in questo momento. Però un argento, un bronzo era troppo? Più che altro noi ci siamo abituati in questi anni a una nazionale dominante, a una nazionale che scendeva e regalava a ogni occasione delle soddisfazioni enormi, con il numero uno, il numero due, il numero tre, l'intercambiabilità dell'uno dell'altro, e con la sicurezza di andare praticamente sempre a medaglia quando ce n'era occasione. C'è stato un forte ridimensionamento al campionato mondiale quest'estate, ci sono stati dei segnali di criticità ai campionati italiani di recente, e abbiamo detto questa manifestazione rimarrà un po' a sé, però credo che sia arrivato il momento all'interno del team italiano di capire un attimo quale direzione stiamo prendendo e se è quella corretta. Avremo risposte alla fine di questo campionato europeo, a maggior ragione le avremo dopo il mondiale di Doha a febbraio, verso i campionati italiani assoluti collocati all'inizio del prossimo mese di marzo, quando verrà definito il grosso della squadra che poi volerà a Parigi all'Olimpiade. Qua e là per le premiazioni ogni tanto fa capolino, lo ricordiamo sempre, Camelia Potek, medaglia d'oro nei 200 stile libero ad Atene nel 2004 davanti a Federica Pellegrini. Camelia Potek, presidente del comitato organizzatore di questa rassegna continentale in vasca da 25 premiazioni. Allora è lei la colpevole. Corresponsabile. Ce n'è un'altra, le note da segnalare. Vai. I fotografi dicono che se sei in corsia 4 hai la pelle rosa, se sei alla 6 hai la pelle verde, se sei alla 2 hai la pelle rossa. E questo per colpa delle luci, non certo, per colpa dell'acqua. Certo, esattamente. No, questo per chiarire, per chi ci sta ascoltando. Dicevo, premiazione dei 100 misti femminili con doppietta francese Bonnet Gastaldello, terzo gradino del podio per la svedese Louise Hansson, una delle protagoniste di questo Otopeni 2023. Sei pronto per l'inno nazionale? Sono pronto per la Marsigliese. E allora comunque vai. Ci ha confermato che l'inno inglese era ridotto di velocità prima. Ho chiesto informazioni e ha detto sì, uno strazio. Per farlo durare di più. Via. Thank you.
Occhi lucidi per Charlotte Bonnet, l'applauso dell'entourage francese. Questo era 45 giri. Questo era giusto, lungo però, hanno dato spazio, stanno onorando l'organizzazione francese per l'Olimpiade. Un po' di preoccupazione peraltro in seno ai francesi per l'Olimpiade di casa. E, insomma, sappiamo quanto queste grandi manifestazioni siano complicate sotto tantissimi aspetti, non ultimo la sicurezza. E, insomma, Olimpiade di Francia che si preannuncia come uno dei momenti in assoluto più delicato, anche per tutto quello che sta accadendo in giro. Per quello che riguarda la European Aquatics trattino LEN, invece mi sembra che la preoccupazione sia per definire il prossimo campionato europeo in vasca lunga, prima settembre, poi giugno. Si era parlato di Parigi, si era parlato della Grecia, di Atene, ora è spuntata fuori Rijeka. Oh, bene, una piscina fatta da un architetto italiano, per cui ben venga. Ma non è detto che sia quello, perché per partorire questo europeo mi sembra che i tempi siano più lunghi di quelli classici. Sì, è abbastanza grottesca la situazione, non si può negare che siamo di fronte a una scelta perlomeno discutibile nel tutto, anche perché, ma perché questo panino deve avere dentro così tanti ingredienti? Comunque, dovesse essere, noi lo seguiremo con grande interesse. Intanto non mi tirare dentro a discorsi dolorosi, okay, che ho affrontato questa mattina, ma non è detto che non ci torni da qui alla fine del campionato europeo, anche perché qui si danno per scontate cose che non sono affatto scontate. Romanchuk, ucraina, ci ha provato fino alla fine ad avere la meglio per la seconda posizione nei confronti del francese Aubry, che invece è stato migliore nel rush finale ed ha ricevuto i complimenti dallo stesso Romanchuk. Seconda posizione sì, perché niente da fare contro un Daniel Wiffen da 14.09 per l'oro nel 1500 stile libero, doppietta dopo aver vinto il 400 stile libero, e soprattutto 14.09 significa 3 secondi dal record del mondo, quel record del mondo che ha carezzato per tutta la prima parte di gara, salvo poi andare in crisi nel classico momento della crisi, quello tra i 900, 1000 e i 1200. Sì, esatto, lì ha perso parecchio terreno e improvvisamente da un buon vantaggio intorno al secondo è scivolato indietro. Comunque un signor 1500 il suo, è una buona prestazione dietro di Aubry per quello che è il francese, si regala insomma un podio nobile con un atleta che rappresenta in parte il futuro della specialità, un Romanchuk che è un solido presente, la dimostrazione che se non arrivi qua al 100% fai la figura della comparsa. Anche Romanchuk in questa occasione è vero, è qua, è sul podio, terzo, ma non è mai stato in gara. La tartaruga Timmy, mascotte di questi campionati europei anche per Daniel Wiffen, anzi ancora una volta per Daniel Wiffen dopo quella che ha già portato a casa nel 400 stile libero, e ora per lui inno nazionale irlandese. A te faccio i complimenti per la soluzione che hai escogitato per questi aggeggi che abbiamo in piccionaia, dopo spieghiamo perché. Complimenti a Daniel Wiffen. Intanto, visto che ti sei autoproclamato critico internazionale degli inni nazionali, questo come ti è sembrato? E non mi è sentito sulle bandiere. Eh no,
perché la bandiera irlandese mi sembra quella italiana lavata a 90 gradi, lavata male a 90 gradi. In realtà non è così. Come non è così? Ti sembra, ma non lo è. Rispetto per la bandiera irlandese, please, ma soprattutto il mio rispetto nei tuoi confronti è per questa soluzione. Grazie. Comunque, per riuscire a non risponderti in merito all'inno, sei andato a metterti in acqua. A inguagliarmi per quanto riguarda la bandiera. Perfetto, eh? Sei un drago in questo, ormai lo sappiamo. Sei andato a incartarti. Vabbè, ti tiro fuori io. Abbiamo delle apparecchiature collegate ai fili tra la cassetta audio e le nostre cuffie in postazione cronaca, che non sapevamo come collocare. Tu hai trovato un appiglio che ci consente di... Sì, non è male. Peccato che lo colpisca più o meno 12 volte al minuto e sia sempre a raccogliere le cose per terra. Peraltro non sono proprio cose, sono parte dell'apparecchiatura che ci serve per trasmettere. Non trovi pace? No. Ma l'altro giorno c'era questo comico che mi piace molto, no? Che raccontava di sua figlia che ha fatto il buco nel tovagliolo e cercava col dito di aggiustare il buco, diventava sempre più grande. E diceva: papà, ma papà, ho fatto un buco, diventa sempre più grande. Lui: benvenuta nel mondo, ho fatto un errore, sto cercando di rimediare, e diventa sempre più grande. Di carta, eh? Esatto. Insomma, è un po' la soluzione, però grazie dell'elogio. Prego, speriamo di elogiare i nostri ragazzi in acqua. Entra Simone Cerasuolo, corsia numero 2 in finale al mondiale dicembre di un anno fa, corsia numero 1 Goodburn. Personale Simone Cerasuolo, 56-66 a 3 centesimi dal record italiano di Nicolò Martinenghi. Eccolo qua, Tete, che entra adesso, vice campione del mondo in carica, campione d'Europa in carica in vasca da 25, un titolo molto difficile da difendere oggi, lo dichiariamo subito. Sono entrati Ogretir e Wright Schammer nella parte bassa della vasca, si stringe verso il centro dove prima è entrato Kaspar Corbeau, corsia numero 3, qui bronzo in staffetta, poi Hussein Emre Sakci, argento nei 50 all'Europeo di 2 anni fa, e poi il bronzo in questa gara, sempre all'Europeo, Arno Camminga, corsia numero 4, ma è un Camminga in condizione differente rispetto alla versione Kazan, e stessa cosa però va detta per gli azzurri, per Martinenghi in particolare. Dall'alto al basso, Goodburn, Cerasuolo, Corbeau, Camminga, Sakci, Martinenghi, Ogretir e Wright Schammer. Una sfida Italia-Olanda dalle caratteristiche radicalmente diverse, più rapidi gli azzurri, più performanti nei secondi 50 metri, invece gli olandesi con l'incognita del turco Sakci, che ha un personale sui 100 rana in vasca da 25 che è impressionante, è il migliore al mondo nello sprint puro di questa distanza, e si ripropone dopo un po' di tempo in cui non lo trovavamo più come potenziale protagonista. Pronti per salire sul blocchetto di partenza, è la finale europea dei 100 rana in vasca da 25. A cercare l'acqua, a cercare il contatto, Arno Camminga. Lo stacco e poi giù a prendere a martellate l'acqua Italia in corsia numero 2, Simone Cerasuolo, corsia numero 6, Nicolò Martinenghi, Martinenghi che cerca di aprire il più velocemente possibile il passaggio a 25 con Wright Schammer, che però è stato il più lesto di tutti, Cerasuolo secondo a 17 centesimi, si torna dalla parte opposta della vasca con Cerasuolo lì che per il momento è nella linea di testa, una linea di testa dove ora però Wright Schammer sembra cominciare a fare un po' di fatica per contenere Sakci. Martinenghi in seconda posizione a 2 centesimi dall'austriaco, Tete che prova a spingere, e qua è una bella bagarre con l'Italia pienamente in corsa a 25 metri dalla fine per provare ad andare sul podio con Cerasuolo al comando. Martinenghi in seconda posizione, adesso però lanciano lo sprint al centro della vasca, Nicolò Martinenghi leggermente davanti, arriva a grande velocità Arno Camminga, Camminga per il sorpasso ed è medaglia d'oro per l'Olanda, per l'Italia c'è l'argento
di Nicolò Martinenghi, 56 e 57. Cirasuolo alla fine è quinto. Andiamo a medaglia anche oggi con Nicolò Martinenghi che cede lo scettro ad Arno Camminga, ci porta sul secondo gradino del podio. Beh, un Martinenghi mai domo, nonostante la condizione non perfetta. La prima cosa che viene da dire, bravo Tete. Beh, la capacità di Martinenghi di diventare animale da battaglia al momento più importante l'ha sempre dimostrata, e anche in questa occasione ritrova il sorriso in un inizio stagione per lui non semplice. Dopo aver preso sberle ai campionati italiani, si prende una parziale rivincita qui, andando a infilare una gara quasi perfetta, perché fino agli 80-85 insomma ci aveva strappato la pelle di dosso, sembrava destinato ad andare a chiuderla al comando. Poi incredibile la progressione di Camminga nel finale. Ma Cerasuolo era lì, e come se era lì addirittura davanti a tutti ai 75 metri, con una bella nuotata, con un bello stile, un bel controllo, e ha detto vai che fa anche lui fa il numero, e invece gli sono mancati gli ultimi 15-20 metri, e ha lasciato giù tantissimo, perché il campo era veramente raccolto, e scivolato in quinta posizione. Prima medaglia di oggi per l'Italia, l'argento di Nicolò Martinenghi in questi che sembravano maledetti, ora tornano ad essere benedetti 100 rana, con un Martinenghi che si è ricordato di essere il mitico Nicolò Martinenghi. Ed entrano già le ragazze dell'ultima gara di oggi, la staffetta 4x50 mista al femminile, con l'Italia che proverà ad essere protagonista. E attenzione all'Olanda in corsia 8, è lì per caso. Tussan, Skouten, Giele, Van Ron, poi la Finlandia, Upanne, Kivirinta, Latinen e Teijon Salo. Facciamo l'affaccio doveroso con la medaglia d'argento Martinenghi con Simone Cerasuolo in zona mista, poi andiamo al blocchetto di partenza. Vai Elisabetta. Quando c'è da lottare, Martinenghi c'è sempre, anche quando non è nelle sue migliori condizioni. Complimenti per questo argento, abbiamo sperato in qualcosa di più, ma hai nuotato per qualcosa di più. No, anche io, ho venuto carissima la pelle, mi dispiace perché lo vedevo di bianco, quella coda dell'occhio, ultima virata, era la gara più o meno come quella di 2 anni fa, con tempi diversi, però poi sapevo che dovevamo giocarcela all'arrivo, le ultime un pochino meno per qualche centesimo, però ho lottato, ho fuori i denti, tutto quello che avevo, sono contentissimo. Complimenti anche a Simone, prima della gara abbiamo fatto un po' di pronostici, era quello che volevamo fare, anzi forse meglio, quindi parlo per me più che altro, che sono contentissimo. Noi ci rivediamo con la medaglia. Simone Cerasuolo, a un certo punto ti abbiamo visto in testa, bravissimo, in controllo. Sì, ho andato bene, devo dire che dopo le batterie 57,5 non mi aspettavo questo tempo, sono riuscito a migliorare qualcosina in turno e di questo sono molto felice. Forse mi sono mancati gli ultimi 5 metri perché il podio a 2 decimi era fattibile, mi dispiace, però sono contento, sto crescendo di gara in gara e sono carico per questa stagione. Siamo sicuri che lavorerai su quegli ultimi 5 metri, bravo. Assolutamente, ciao. Le parole dei ranisti azzurri. Ora ci concentriamo sull'ultima gara, ultima finale di oggi, la 4x50 mista femminile. Abbiamo detto dei Paesi Bassi e le altre staffette pericolose, Svezia, Louise e Sophie Hanson in apertura, Junevik e Coleman per chiudere, Gran Bretagna, Dawson, Clark, McInnes e Hopkin, Danimarca, Jensen, Tabor, Beckman, Bro per l'Italia, ad aprire con il dorso Costanza Cocconcelli, poi Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Jasmine Nocentini. Beh, si è infittita al ruolo dei protagonisti potenziali di questa staffetta, l'Italia rimane lì tra le prime, però deve fare affidamento a una Pilato mostruosa, perché nella rana o facciamo il break o veniamo riassorbiti. Determinatissima e tutta arrampicata sul blocchetto di partenza Julie Jensen per la Danimarca, in corsia numero 5 per l'Italia, apre Costanza Cocconcelli, reazione a 0,61, a 0,57 quello della dorsista danese, linea abbastanza compatta con l'Italia però in quinta posizione. Davanti a tutte c'è la staffetta dei Paesi Bassi con Kira Tussan in corsia numero 8, la prima in basso, adesso sale l'azione anche della Svezia con Louise Hanson, si va al cambio, Italia che vale 26,87, sta
a 0,27 per Benedetta Pilato. Serve un grande break nella rana. Sì, comunque il miglior, la miglior Coconcelli fino adesso vista nel 50 dorso, tira giù ancora qualche centesimo, arriva cortissima la Pilato dopo aver preso peraltro un cambio non certo fulmineo, dovendo inseguire una Hanson che mantiene comando. Svezia che su di noi ha un bel vantaggio nello stile libero finale. Svezia davanti, Italia che recupera insieme con la Gran Bretagna, si va al cambio con l'Italia seconda, 55-62 il nostro passaggio. Adesso Silvia Di Pietro, stacco a 0,26 con il Delfino. Silvia per cercare di contenere la fuga della Svezia con una Sara Junevic scatenata in corsia numero 3, bella ora la subacquea da parte di Silvia Di Pietro. Italia che si porta in seconda posizione, riusciamo a superare la Danimarca che si affida ad Emily Beckman, e c'è l'ultimo cambio con la Svezia che ha un bel vantaggio, il cambio 1,20-19 il parziale, cambio a 0,23 Michelle Coleman, stacca a 0,26 Jasmine Nocentini per cercare di andare all'attacco forsennato. L'Italia in lotta per una medaglia con la Svezia davanti, Italia che cerca di recuperare seconda posizione per le nostre ragazze, medaglia d'oro per la Svezia, medaglia d'argento per l'Italia, bronzo per la Gran Bretagna. Italia che chiude la giornata con due secondi gradini del podio, il tempo 1:43,97, caro mio, è il nuovo record italiano. È una grande prestazione, è una grande prestazione insieme con un clamoroso 23-16 di Jasmine Nocentini in chiusura, prestazione mostruosa di questa ragazza che si allena negli Stati Uniti, che è stata praticamente nel letto fino a ieri e che oggi è entrata inseguendo la Svezia senza nessun timore referenziale, un differenziale di un decimo dall'atleta che ha vinto 50 stile libero qua, davvero molto bella chiusura di una staffetta ben nuotata. Doveva fare il break la Pilato, non è riuscita, ma le altre hanno compensato in maniera devo dire buona. Possiamo fare ancora meglio? Sì, probabilmente sì, però non era facile rispondere in maniera così positiva dopo una giornata francamente non certo col segno più di fianco. Eh no, e invece l'Italia chiude con due argenti, Martinenghi nel 100 rana e le ragazze della 4x50 mista femminile Coconcelli, Pilato, Di Pietro, Nocentini, che stabiliscono il nuovo record italiano 1:43,97, il precedente 1:44,46 apparteneva a Scalia Castiglione di Lido Di Pietro ed era proprio in occasione del bronzo a Kazan due anni fa. L'Italia oggi è riuscita a scalare un gradino del podio, a fare meglio. L'incredibile capacità trasformista della Di Pietro di essere in tutte le staffette, qua nel vecchio record era stile libero, adesso è a Delfino, insomma una linea di continuità che lei ha rappresentato nello sprint italiano molto importante negli ultimi, beh, direi oltre 10 anni, forse 15 è un po' troppo, ma non si va molto distante. Però l'insieme notevole, avere una Pilato dentro importante, ma la Coconcelli al migliore atto nel momento della staffetta, l'apertura che si deve dare a una staffetta, e dietro c'è stata grande solidità e poi l'impennata finale della Nocentini di qualità superba. Italia quota 8 medaglie, un oro, 6 argenti e un bronzo. Tra poco faremo il bilancio dando un'occhiata anche al domani, prima però siamo curiosi di ascoltare le nostre ragazze che sono arrivate adesso in zona mista. Le portano via immediatamente per la premiazione, quindi se avremo tempo le ascolteremo dopo. Allora bilancio adesso, una giornata che è stata senza sorriso a lungo, il sorriso è arrivato alla fine per il gruppo del direttore tecnico Cesare Buttini. Ci ha ridato quei due schizzi di ottimismo, eh? La doppia medaglia finale, beh, diciamo che se non fosse entrata la medaglia nel 100 rana sarebbe stato un momento veramente delicato, croccantissimo da affrontare. Non so cosa ne pensi, ma non è una gara che ci ha regalato così tante soddisfazioni, non poteva lasciarci all'asciutto oggi. E poi la staffetta, insomma, staffetta bella, divertente, competitiva, assolutamente non scontata, in cui l'Italia ha tirato fuori una reattività notevole. Però giornata complicata, europeo complicato per l'Italia. Segnata anche dalla squalifica di Ceccon, un Ceccon già qua a ritmi ridotti perché
potrebbe gareggiare un po' ovunque, ha deciso di gareggiare molto poco e al di fuori delle sue gare preferite. Cento d'orso, insomma, avrebbe avuto un favorito d'obbligo e sarebbe stato lui, ha deciso di non farli. Si è gettato i due misti, poteva sinceramente giocarsela fino in fondo, ma è stato squalificato. Domani avremo un Razzetti e a Razzetti ci aggrapperemo per cercare quella vittoria che ancora manca a livello individuale dell'atleta che in questo momento è in maggiore crescita nel team azzurro. 200 misti di Razzetti che saranno subito in apertura nel programma, poi ci saranno diverse finali, compresa quella dei 200 rana con Francesca Fangio, ci saranno le semi che arriveranno a seguito di quelle che saranno state le batterie del mattino. 200 delfino spostato un po' più avanti nel programma con un filo di speranza di poter recuperare qualche energia per il razzo. Sì, un programma non certo felice, un po' di critica a destra e a sinistra su quella che è la programmazione, non certo legata al doppio 200 misto delfino di Razzetti, ma al fatto che in molte gare su 6 giorni di programma abbiano messo i 50 semifinale e i 200 dello stesso stile finale. Cosa che non dovrebbe succedere, un po' di polemica anche sul fatto che della scelta delle semifinali sui 200 metri in un contesto come quello europeo, però insomma stiamo a vedere quello che c'è, giudichiamo quello che possiamo vedere e non quello che ci piacerebbe e non quello che ci piacerebbe come programmazione e in funzione alla nostra scacchiera personale. Gran Bretagna che si porta a 4 medaglie d'oro, una doppietta arrivata in apertura di questa terza giornata di semifinali finali, Maddie Harris nei 200 d'orso, Benjamin Proud nei 50 stile libero, ci sono le ultime 2 premiazioni di giornata e con l'Italia che cerca di resistere nel medagliere più in alto possibile, per fare meglio servirebbe qualche successo, per ora c'è soltanto quello, soltanto tra virgolette, della 4x50 mista maschile. Dicevo, con l'Italia che cerca di resistere ci sono le premiazioni che ora ci riguardano da vicino, prima quella dei 100 rana, Camminga, Martinenghi, Corbeau, Tete che è riuscito a fare il break in mezzo ai 2 nuotatori dei Paesi Bassi. Vorrei rivederla piano piano a rallenti questi gli ultimi 25 metri dei 100 rana, perché è successo veramente la rivoluzione del mondo. In parte rendendoci felici, in parte no, certo 5 centesimi che distanziano Camminga da Martinenghi sono un niente, però i due atleti sono sullo stesso livello, hanno fatto podio insieme al mondiale ex equo, si sono invertiti i ruoli nel corso degli ultimi anni diverse volte, senza però mai perdere da parte né dell'uno né dell'altro questo bellissimo spirito competitivo. Iniziano però a avere un po' di anni, a non avere più una curva di crescita e a inserirsi atleti come Corbeau, che hanno specialità come i 200 nell'obiettivo massimo, già al loro livello, e questo non è una buona cosa in prospettiva olimpica. Caspar Corbeau, che lo ricordiamo, è nato in California, nato negli Stati Uniti, è cresciuto frequentando l'Università del Texas, poi doppio passaporto, si sa, se nasci negli Stati Uniti va da sé che quella scegli porta l'altro. Che scegli l'altro, che quella porta è aperta e che male che ti vada c'hai la doppia cittadinanza, ius solis verso ius sanguinis. Nicolò Martinenghi, secondo gradino del podio per lui, con Corbeau che attende di vedere il connazionale Camminga, eccolo lì, prendere la soddisfazione del metallo più prezioso e soprattutto quella di battere, e non gli è capitato spesso, Nicolò Martinenghi, anche se ha disputato un'Olimpiade a Tokyo nel 2021, Camminga di tutto rispetto. Camminga è un perfetto numero 2, l'abbiamo detto 1000 volte, poi oggi lo vediamo sul gradino più alto, però è un perfetto numero 2. Diciamo che sotto tantissimi punti di vista, perché uno è un grandissimo avversario da battere e raramente nei contesti più salgono di livello lui ha dimostrato di riuscire a vincere pur nuotando a livelli spaventosi, perché quello che ha fatto soprattutto nel 2021 è stato notevolissimo. Inno nazionale olandese,
E allora, se n'è andata la penultima premiazione, tra poco ci sarà l'ultima, sempre con l'Italia e ancora sul secondo gradino del podio Coconcelli, Pilato, Di Pietro, Nocentini, argento nella 4x50 mista, l'abbiamo detto, con record italiano. Speriamo tra l'altro di avere modo e tempo di ascoltare le nostre ragazze in zona mista, perché se la regia internazionale, e questo non dipende assolutamente dalla RAI, dalla nostra volontà, dovesse andare giù con il segnale, sarebbe impossibile ascoltare le loro parole, che comunque cercheremo di riproporre all'interno di tutti gli spazi informativi del caso, TG Sport eccetera eccetera, insomma spazi informativi di Rai Sport che non ci possiamo e non vi potete perdere. Sei già sull'attenti? Sto aspettando la staffetta, ho rispettato l'inno olandese e quindi ne approfitto per alzarmi un po' in piedi. Così riesci a colpire meglio l'apparecchiatura di cui si diceva poc'anzi. Lo sai che tutto questo rientra in un piano strategico di sabotaggio iniziato la prima mattina che non accenna a terminare. Purtroppo me lo ricordo bene, anche perché continuo a viverlo tutti i giorni. Sono sorpreso comunque del comportamento delle ragazze in questo europeo, posso dirlo, perché noi abbiamo una differenza di valori abbastanza sensibile del nuoto maschile sul nuoto femminile e qui nella rassegna continentale non si sta vedendo. Questo rende onore al gruppo delle ragazze che ha trovato diversi squilli importanti, delle atlete particolarmente vincente. La Pilato è un ottimo traino, intendiamoci, ma non è l'unica, c'è un blocco di giovani che ha voglia di fare, due atlete in finale di 100 stili libero per le donne italiane, Pellegrini a parte, è tantissimo, è un risultato davvero significativo, con due ragazze peraltro di 20 anni. Dicevi di 100 stile libero, mi dai l'assist, visto che hai ricordato la presenza delle due azzurre che ci saranno domani. Sempre sul domani, non abbiamo ancora ricordato che tornerà in acqua Simona Quadarella nel 1500 stile libero, ci sarà anche questa finale, difficile battere Anastasia Kirpichnikova, ma per una seconda medaglia Simona Quadarella c'è. Certo, l'altro personaggio trainante del nuoto italiano, che conta meno in una rassegna come questa, perché il mezzo fondo è fine a se stesso, non può essere riprodotto anche nelle staffette, non per altro, non c'è nessuna forma di egoismo né altra considerazione, però chi fa i 50 nuota le staffette, chi fa gli 800 e 1500 nuota gli 800 e 1500 e rimane lì, per fortuna sua. L'hai fatto cadere un'altra volta. Sì, certo, è ovvio e non sarà l'ultima. E quindi, però, avere un atleta come la Quadarella, che anche se non è in una condizione splendente, viene qui, stira giù almeno due medaglie, e che domani la medaglia la vince, insomma, diciamocelo, poi di colore lo vedremo, e ha possibilità anche nei 400, insomma, un'altra bella garanzia. Eccole, fammi dire, di Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini, da record italiano, da medaglia d'argento in questi campionati europei con la mista. Ti ha impressionato più di tutti Jasmine Nocentini? Sì, senza dubbio, perché non ha gareggiato i primi due giorni perché non stava bene, è entrata stamattina in finale in batteria e ha nuotato un gran bel 50 stile libero, ma niente a che vedere con quello poi riprodotto oggi in finale. È due vasche di potenza assoluta di livello mondiale, quelli della Nocentini, che ha permesso all'Italia di migliorare il suo record italiano, cosa non da poco, con una parziale evoluzione, con un dorso molto distante rispetto allo standard garantito in genere dalla Scalia. Insomma, un bel team, davvero un bel team, con tante individualità dove ognuna rappresenta qualcosa di importante. Ora ultima vassoiata di medaglie e di tartarughe mascotte, quella per la Svezia, che ha portato a casa il titolo con le sorelle Hanson, Luise e Sofie, poi Sara Junevic e Michelle Coleman, tutto già certificato stabilito per la Gran Bretagna, che ha ricevuto i suoi bronzi e le sue Timmy con Kathleen Dawson, Imogen Clark, Kianna McInnes e Anna Hopkin. Insomma, la Svezia che si permette di vincere senza la numero uno, atleta che fa assoluta differenza
in ogni contesto Sara Sjöström è una Svezia che ha nella velocità tanto, però cominciano ad essere un po' sempre gli stessi nomi, le sorelle Hansson, ossatura centrale, ossatura iniziale la staffetta mista, la Coleman che è un'ottima jolly, può essere usata in diverse situazioni, e la Junevik che si è aggiunta ultimamente e che ha dato, devo dire, uno spessore a una rana che la Svezia fa sempre un po' fatica a trovare. Allora, adesso ascoltiamo l'inno svedese, poi andremo in zona mista perché vedo Nicolò Martinenghi, rispetto degli inni nazionali, prima questa parte del programma, poi quella che riguarda la zona mista con l'azzurro argento nei 100 rana, e speriamo di avere anche tempo, lo ripeto, per poter ascoltare le nostre ragazze che in questo momento sono sul podio con l'argento al collo. Non finiva più, o era un'impressione mia? Comunque, complimenti alla Svezia, complimenti anche a Costanza Conconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Jasmine Nocentini, argento europeo con la 4x50 mista da record italiano. Grazie a Nicolò Martinenghi per aver aspettato in zona mista. Vai Elisabetta. Grazie davvero Nicolò e complimenti, anche se sappiamo che questa medaglia d'argento per te ha una valenza di due tipi: felicità per essere sul podio in un momento in cui tu non stai al massimo, però peccato non aver riconfermato il titolo mondiale, il titolo europeo che ti apparteneva. Sì, al di là del aver perso proprio il titolo di per sé, ogni volta che entri in gara gareggio per vincere, quindi perdere per qualche centesimo è sempre un po' di dispiacere, un po' di cattiveria agonistica vera e propria. Meno male che c'è questa cattiveria agonistica, sennò vorrebbe dire che non ci tengo più di troppo. Però non lo so, oggi ho gareggiato cercando di plasmare un po' quello che era mio europeo di 2 anni fa, no? Senza pressione, divertendomi già in prechiamata, ero tranquillo, molto spensierato. Quando ero in gara però ero molto concentrato, sapevo esattamente cosa dovevo fare, quando dovevo farlo. Logicamente non potevo dare più di così, ho dato quello che potevo dare, a parte magari qualche errore, l'arrivo dove ho perso comunque un oro europeo, scusatemi, però porto a casa questa medaglia, molto importante per me, per il mio umore in particolar modo. Con Camminga è sempre un solito duello e c'è un pizzico di rabbia da parte di tutti e due quando l'altro vince. Sì, sempre di rabbia agonistica si parla, no? Diciamo che per quanto mi riguarda sono molto bravo a distinguere quello che è l'avversario con l'amico di fuori dalla vasca, quindi è bello essere sempre in due in questo caso, ma in generale siamo sempre in tanti, sempre gli stessi a gareggiare. Anche Simone ha fatto un'ottima gara, prima della gara stavamo parlando, appunto, come dicevo prima, ho accennato prima, quanto si poteva fare, come si poteva fare per fare una bella gara, e abbiamo fatto più o meno quello che pensavamo di fare, quindi ho visto un po' i parziali, le gare sono state perfette di entrambi. È un bel europeo, dai, ci divertiamo, ripeto, in un modo o nell'altro cerchiamo di trovare ispirazione noi stessi, che da pubblico un po' meno. Oggi c'era la neve, quindi prima neve dell'anno l'ho vista, cioè della stagione l'ho vista, e anche abbastanza, siamo a posto così, no? Comunque l'Italia di nuovo sul podio anche in questa giornata, due medaglie d'argento, le ragazze della velocità stanno arrivando, Stanno salendo velocemente, no, bellissimo movimento
natatorio, quello femminile in particolar modo. Oggi ho visto veramente delle belle gare. Spiace un po' per il mio compagno di avventure Thomas oggi, che è una squalifica. Abbiamo parlato un po', gli allenatori hanno visto Thomas Ceccon. Sì, Thomas Ceccon, esatto, hanno visto un po' i video della squalifica. Non sembrava esserci un vero e proprio motivo, però i giudici sapranno fare sicuramente il lavoro giusto. E per il resto comunque sono state le bellissime gare sia oggi, quelle che verranno domani forse ancora di più. E domani avrò un 200 run, adesso andrò a capire in che modo affrontarlo mentalmente e fisicamente. Esatto, te l'avrei chiesto perché mi hai annunciato alla vigilia che eri iscritto e che eri desideroso di fare questi 200 run, che non sono proprio la tua distanza. No, ecco, il desideroso bisogna mettere un po' tra parentesi, nel senso che dipende dai punti di vista. Obbligato a farli dal tuo allenatore? Esatto, no, però io mi piace un po' cimentarmi in cose nuove, in gare nuove. Stessi meglio fisicamente sarebbe ancora più divertente, però comunque si può fare bene anche lì. Vediamo un po' cosa succede, un po' di acciacchi se li ho, vediamo domani mattina se li ho ancora oppure no. Non credo di lasciare per strada una gara quale europeo, ecco. Poi ti rimetterai in gioco come fai sempre, sì, a prescindere dalla tua condizione. È verissimo, mi diverto di più quando sto un po' così, no? Cerco di trovare sfide nuove all'interno della gara in sé, quindi è bello per questo. Grazie, noi continuiamo ad aspettare le ragazze, ditemi voi se possiamo farle in diretta. Ciao grazie. A tutti, grazie, ciao, ciao, ciao. Ti diciamo noi, Elisabetta, noi seguiamo le indicazioni di Alessandro Gargiulo al coordinamento giornalistico, qua in postazione cronaca siamo a nero, quindi non abbiamo contezza di che cosa sta proponendo la regia internazionale. Viviamo live piano piano, mi comunicano che ci sono gli highlights della giornata, quindi sempre situazione che fa bene agli occhi. In attesa delle nostre ragazze, l'Este a salire sul secondo gradino del podio, un pochino meno a tornare. Adesso forse le vedo sbucare dal tunnel, sì, con la Svezia e la Gran Bretagna che sono già sul piano vasca. Adesso arrivano anche Costanza Cocconcelli, Benedetta Pilato, Silvia Di Pietro, Jasmine Nocentini. Approfitto per ringraziare Alessandro Gargiulo appunto per il coordinamento giornalistico, sfrutto questi secondi a nostra disposizione, così come Fabio Calabro per quello che riguarda la regia Italia e il nostro montatore, operatore multifunzione Silvio Saltamerenda, che è giù in zona mista con Elisabetta Caporale in attesa che tornino con l'argento al collo le ragazze della staffetta mista azzurra. Eccole lì, hai visto? Tra l'altro approfitto per stuzzicarti un po', anche Nicolò Martinenghi fa le regressioni del tempo come mi sono permesso e come mi sono lanciato io alla tua faccia, caro mio. Sai, finché le fa il sottoscritto tanto, ma se le fa Nicolò Martinenghi, c'è poco da dire. Dai, a parte le battute, zona mista. Eccole finalmente, vi siete fatti attendere, ma noi vi abbiamo atteso con grande trepidazione perché ci è piaciuta tanto questa medaglia d'argento. Poi speriamo sempre che vinciate ogni gara. Vabbè, siamo entrate con comunque ambizioni importanti. Bisogna riconoscere comunque la Svezia, forse addirittura la campionessa in carica, insomma, cioè, ovviamente ci confrontavamo con atlete molto forti, però noi ce l'abbiamo messa tutta e siamo contentissime di questa medaglia. Si vede da questi sorrisoni. Vabbè, vado in ordine sparso e non in ordine di frazione. Jasmine Nocentini, hai esordito qui, hai fatto delle bellissime gare, prima un problema fisico, ma qui, ecco, festeggiare un argento in staffetta europea. Sì, insomma, sono molto contenta, sono state un sacco di emozioni, è andata molto meglio di quanto pensassi, quindi sono contenta. Sì. Vuoi continuare a lavorarci con questa ragazza? Spero di sì. Costanza Cocconcelli, poi mi dici che cosa hai detto, sicuramente Pilato una cattiveria, ma Costanza, un tour de force per te, forse troppe le gare? Ma sì, dai, oggi ne avevo abbastanza, però sono contenta di come sono riuscita a chiudere, nonostante non avessi cominciato benissimo, però ho cercato di rimanere concentrata e fare al meglio la gara che forse era più importante oggi. E poi nella staffetta si ritrovano delle energie che non si sa di avere. Dove li trovate? No, la Pilato è disturbatrice, va bene. Vieni qui, vieni. Non si può fare ormai più un'intervista seria con Benedetta Pilato e ci fa piacere, significa che è un bel momento. No, vabbè, comunque siamo contente, come ha detto Silvia, avevamo il primo tempo, però comunque ci scontravamo con dei mostri
di questa staffetta, quindi in generale è statura molto più alta di sono noi. Sono molto più alte, ma tu pensi di, che avresti potuto fare di più? No dai, alla fine comunque ho notato 28,7, quindi sono contenta, ho sbagliato la virata, un po' la caratteristica di questo campionato per me, però comunque è un tempo che sono riuscita a tornare a nuotare, quindi sono contenta. Le ragazze, la velocità anche al femminile funziona e dovete continuare a farla funzionare. Silvia Di Pietro, tu sei la più esperta, quindi sì, energia. Sto passando il testimone. No. Beh sì, dai, però mi fa molto piacere, a parte che è normalissimo e sono convinta insomma che sia in ottime mani, quindi bocca al lupo a tutti anche nel futuro. Volete fare un saluto agli italiani, all'Italia che vi sta seguendo? Non so, che cosa volete promettere? Buona serata. No, prometti qualcosa. No, ci vediamo nei prossimi giorni. Promesso. No, vabbè, non la intervisto più. Chiudo la zona mista con queste forti ragazze d'argento. A domani. Grazie Elisabetta Caporale, domani significa 8:30 ora italiana, qualche minuto prima sempre Rai Sport HD. Ci hanno lasciato soli, in piccionaia non c'è più nessuno, siamo gli unici valorosi che facciamo questo europeo dal primo millesimo di secondo e anche oltre l'ultimo, caro mio. Comunque hai sentito il sabotaggio delle ragazze, contagioso. È contagioso, sei stato tu, è sempre colpa tua. Grazie per essere stati in nostra compagnia, Tommaso Micarossi. E Luca Sacchi. Buon proseguimento di serata con i programmi della Rai e di Rai Sport.